Adesso ci sono davvero, ve lo assicuro. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Purtroppo la Dummy Battery si attacca un po' male. Allora, aspettate un secondo che mettiamo un po' di nostro solito sottofondo musicale. Vediamo cosa trovo. Così, eccoci, eccoci, la nostra solita musica rilassante. Oh, bene. Buonasera. Buonasera ragazzi, sono contentissimo di essere qui anche questa settimana. Perché adoro le live dialogiche qui su EveryEye e ne arriverà un altro pacco il prossimo mese con un'idea particolare che vedremo quando inserire nel palinsesto, ma davvero ho intenzione di interagire e interagire con me ancora di più questa bellissima community che è EveryEye. Ragazzi, altro Q&A, il terzo di fila in un gennaio. Faccio un po' anche da speaker radiofonico. In un gennaio che non ha, secondo me, lasciato il segno in termini di titoli usciti. Ne aspettavamo uno in particolare che dà il titolo, appunto, ma inteso come intestazione a questa diretta, che è The Medium. E quindi anche io, insomma, mi sono adagiato sulla chiacchiera, sul dialogo, in mancanza magari di videogiochi da sviscerare con cura insieme a voi. Forse, volendo proprio essere sincero, il titolo che più mi ha lasciato qualcosa è, farà ridere, la demo di Resident Evil 8, nel bene e nel male. Quindi, insomma, speriamo che febbraio sia più corposo, ma ne sono sicuro. Perché febbraio insomma, è un gioco, è un, perdonatemi, un mese pieno di uscite interessanti, Nintendo e non, quindi vedrete, insomma, ci sono diversi titoli che ho adocchiato. Il primo è Nioh, visto che non l'ho mai giocato, ma sono entrato ormai nel mondo dei Souls-like, quindi voglio vedere anche questo Nioh nella sua Complete Edition barra Remaster, che cosa. Ma Monster Hunter non è uscito, Dawson, capito? Quindi non vale. Monster Hunter era una demo, è vero anche che anche Resident Evil 8 era una demo. Quindi sì, dai, mettiamoci dentro anche Monster Hunter. Però essendo che Monster Hunter esce tra 2 mesi, meno di 2 mesi ormai, allora alla grande sono abbastanza gasato. Mentre per quanto riguarda Resident Evil è talmente tanto lontano nel tempo, è a maggio, che non lo considero proprio dietro l'angolo e quindi essere eccitato a gennaio per una demo di un gioco di maggio mi sembra un po', ecco, prenderla alla lontana. Omori, Airolino ovviamente è invece un titolo devastante che però è uscito a dicembre 2020, quindi ha caratterizzato il mio gennaio, ma in realtà è uscito a dicembre e non posso metterlo nell'equazione del gennaio videoludico. Italiano e non. Omori esce a dicembre, peraltro arriverà questa settimana la mia recensione su EveryEye del titolo, è una sorta di estratto meno dettagliato del video pubblicato su YouTube. Ragazzi, Omori è devastante, prodotto definitivo, secondo me, gioiello indie che non solo mi ha lasciato una grande soddisfazione, una grande pace interiore, non ho provato Hitman, no. Genio Cartman. Dicevo comunque, mi ha lasciato una pace interiore, ma addirittura mi ha ispirato a voler esplorare ancora di più il genere videoludico dell'RPG Earthboundiano, ok? Gli Earthbound like non li ho mai giocati più di tanto e fa strano, dici, ma come ti piace tantissimo Earthbound? Proprio perché mi piace tanto, tendo a vedere in questi prodotti i figli di un padre troppo poco amato per i miei standard, però è pur vero che Undertale è un gioco incredibile, Omori si è dimostrato veramente un titolo eccezionale e quindi devo lasciare andare questo mio pregiudizio e provare a toccare con mano il genere, partendo da Lies of the Painful, che verrà giocato settimana prossima sul canale Sabine Chiara. Fa ridere che mi leggi di più su EveryEye che da te, che sono affezionato subino da una vita. Airolino, che qui siete un po' di meno, quindi è più semplice. Di là siete un po' di più e è sempre un fiume in piena la chat, quindi è difficile starvi dietro. Soprattutto queste live, le live, diciamo, dialogiche, discorsive, eccetera, eccetera, Q&A, sono live nelle quali io guardo la chat continuamente, mentre di là faccio tanto gameplay, quindi è difficile leggervi tutti insieme. Omori ormai mi è entrato nel cuore, soprattutto grazie a te, Chiara, come l'avete trattato? Beh, sì, devo dire che ormai mi sono reso conto anch'io
di applicare il metodo Cydonia nei Pokémon a tutti i videogiochi e questa cosa funziona, quindi bella lì, sono contento sinceramente. Vediamo se anche altri giochi gioveranno del mio approccio e del nostro ormai approccio analitico, visto che non siamo solo io e Chiara a sviscerare i contenuti dei giochi e a dissezionarne le storie, ma lo fate anche voi con noi. Oggi non c'è The Medium, nel senso che ho deciso di non andare a proporre un altro gameplay, perché sarebbe stato il quarto del nostro ecosistema, dato che io ne ho portati due. Fra in realtà ne ha portato uno con Marco, poi ci sarei stato io di nuovo, addirittura due forse nel giorno di pre-release, ce ne sarebbe un altro oggi. Riterrei davvero ridondante portare ancora The Medium, ma ne possiamo parlare, per quanto lo ricorderete, chi non lo sa lo dico, non l'ho finito, mi sono fermato dopo l'incontro con Fauci, purtroppo deluso dal prodotto, insomma la prima metà del titolo, o quasi, poco meno, non mi ha per niente catturato, non è un gioco che fa per me, non è un gioco che fa per me. Allora, prego con le domande. No, Roby, non faccio vedere The Medium. Cioè, se poi volete, io l'ho qui pronto. Però, in teoria, non lo farei vedere. Nel senso, lo farei vedere solo se è proprio necessario. Se ci aiuta a spiegarci meglio in alcune, magari, disquisizioni che faremo. Però, secondo me, non è necessario. La bruttezza di... No, non esageriamo, Regi Ghiaccio. Re Ghiaccio, non Regi Ghiaccio. Questo qui io qui ce l'ho qui, Regi. Re Ghiaccio, la bruttezza di The Medium, no. Non credo che sia un gioco brutto. Credo che sia un horror incapace di suscitare alcune emozioni che devono necessariamente esserci in un horror, e non limitano alla paura e alle sue altre declinazioni, ok? Ecco, forse la piattezza di The Medium Dozen è già un titolo ipotetico che potrei pubblicare sul canale, perché, ecco, forse piatto è come descriverei il gameplay di quelle prime ore passate su The Medium, piuttosto che brutte. Brutto è veramente una cosa di ingiocabile, che non si può guardare. Non lo so, abbasso ancora un po' la musica di sottofondo e amplio il discorso fatto ieri sul canale. L'horror è un genere molto difficile, ma non solo nel campo del videogioco, ma nel campo in generale dell'intrattenimento, perché laddove un film non necessariamente sempre deve suscitare una particolare emozione, secondo me un film romantico non deve strizzarmi il cuore per tutta la durata del film. L'horror richiede, a mio avviso, quindi è la mia ovviamente idea dell'horror e il mio standard sul genere, l'horror deve mantenere un'inquietudine di fondo che può essere intervallata da momenti di relax, ma comunque devo sentirmi tendenzialmente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Batto sempre lì, bimbi miei. Però Silent Hill 2 è l'esempio perfetto di quello che sto dicendo, e chi ha seguito il gameplay su Cydonia Chiara sa cosa voglio dire. Silent Hill 2 non è assolutamente un gioco che per tutte le sue 8-10 ore va a spaventarti, va a farti jumpscare, tra l'altro non ne ha, va a farti paura, incutere timore, ma... ok? Tutte le altre scene di Silent Hill sono prive della paura, prive del mostro, prive del terrore in senso stretto, ma rimane percepibile in senso lato. Quando io esploro Silent Hill anche dentro l'Heaven's Door, Heaven's Door, Giorgio c'avevo qua, e Guns N' Roses e prima di loro, anche nell'Heaven's Night, ok? Anche nell'Heaven's Night si è comunque guardinghi, siamo in una sorta di nightclub in rovina, ed è strano vedere un nightclub in rovina, sono due immagini molto, molto stridenti. La musica di sottofondo
è completamente sradicata dal concetto di nightclub, non è una musica da appunto clubhouse, ma è con questi archi, queste tastiere, questi paddoni elettronici super mega ultra estesi e spesso dissonanti. Quindi il giocatore non è spaventato, ma è inquietato. È, non si sente a suo agio. Il famoso un Heimlich, chiamiamolo come vogliamo, è richiamato dal fatto che continui contrari si sposano davanti agli occhi di chi fruisce del prodotto. È bravissimo Dawson, la semplice radiolina che fa anche nel luogo più sicuro incute timore. Bravo Roby, la costruzione della paura negli horror, scrive Roby, negli horror è importantissima tutta la costruzione della paura, come ci si arriva all'inquietudine nel momento topico, e in questo Silent Hill 2 è maestro. Assolutamente, la paura, vi farò un discorso stupidino, ok? Però è un discorso un po'... Posso mettere Epidemic Sound, ragazzi, bella lì. Allora vado di Epidemic Sound perché ho fatto mettere... vedete ormai ho preso il controllo di Every Eye, ho fatto inserire su Every Eye le musiche di sottofondo che usiamo anche noi nel nostro canale, quindi adesso possiamo avere i nostri bei, vediamo un po', sottofondini, pianino, non così gasato, oh bella questa, ok questa ci sta, ok. Dicevo, metto un po' di sottofondino così carino, accattivante. Ok, pianino. Faccio questo discorso stupidino. Quante volte si sente dire l'importanza dei preliminari, no? In un atto sessuale è importante anche il prima, non solo il durante, ok? Negli horror non è diverso, ok? Negli horror non è diverso, bisogna costruirlo il momento in cui ci si spaventa. C'è questa sorta di atto preliminare, per l'appunto, che è il momento che ci porta a spaventarci, che ci porta ad avere il brivido sulla schiena. The Medium manca ed è deficitario in entrambe le cose, ok? Le situazioni. In The Medium non ho mai provato la paura, se non con quel jumpscarino, ma vabbè, jumpscare non contano, quindi non ho mai provato la paura e non ho mai avvertito un build up della stessa, non ho mai avvertito un momento di costruzione dell'inquietudine. E qualcuno giustamente mi può dire, ma The Medium sembra più un'avventura grafica. È vero, è verissimo, però è stato comunque comunicato, pubblicizzato come horror, la stessa Bloober Team lo definisce horror, quindi... E purtroppo qui entriamo in un discorso forse ancora più complesso, che è quanto influenza la percezione del prodotto il fatto di averlo etichettato come qualcosa e non qualcos'altro. Beh, tutto, vi direi io, perché qui viviamo in una terra che vuole, in una società, in una terra che odia etichettare, ok? Sì. Celebra l'anticonformismo, la necessità di non dover inserire nelle maglie di determinate valutazioni e scaffalature, ok, il prodotto, ma la verità è che da giurista non sono totalmente d'accordo. Le regole servono, etichettare serve, è necessario, è importante per anche proprio tracciare i confini di uno sforzo creativo, quindi va bene, ok. Non è giusto giudicare un prodotto in base alla etichetta, ma è anche vero che la chiave di lettura viene fornita in primis dall'etichetta. È un po' bravo la carpa magica il discorso che abbiamo fatto attorno al Big Project che ha portato all'annuncio dell'ormai sfortunato Pokémon Unite, che spero si riprenda quando poi verrà effettivamente pubblicato e lo potremo giudicare come gioco e non come operazione di marketing. Però sì, e horror, quante horror Ghostwire Tokyo da quello che si è visto? Anche lì c'è da vedere. Il fatto è questo, vi sembrerà paradossale, ma per me ha molte più atmosfere horror, per chi lo avesse giocato, Shin Megami Tensei 4, di The Medium.
Shin Megami Tensei 4, per chi lo avesse giocato, per chi lo giocherà, è un titolo particolare che ti fa vivere claustrofobia. Ti fa vivere la claustrofobia che io soffro particolarmente, essendo claustrofobico nella vita reale, dato che l'esplorazione sicura è solo compiuta nella metropolitana, ok? Quindi sottoterra, laddove ogni superficie di Tokyo è distrutta e piena di merda, di mostri, di demoni. E io ho paura, in quel gioco ho avuto spesso paura di uscire fuori, di essere braccato dal nemico. The Medium invece mi stava magari intrigando di più dal punto di vista di scopriamo dove va a parare la storia, però anche lì la storia in 3-4 ore mi ha comunque sempre suggerito qualcosa che non si è mai allontanato dai cliché cuciti addosso alla figura del Medium. E ok, certo, uno mi potrebbe rispondere, ma il medium quello fa? Io in realtà non sarei d'accordo neanche con questa affermazione, perché proprio perché la figura del medium è stata utilizzata e riutilizzata nel corso dei secoli e dei secoli, amen, da tantissime produzioni, lo sto continuando in realtà un po' The Medium, ma continua a non convincermi. Dicevo, siccome ormai il medium è stato trattato in mille miliardi di forme, bisognerebbe insomma magari fare lo sforzo aggiuntivo di coniarne una versione differente. Il dual screen poteva effettivamente essere quella declinazione, perché si dice che il medium parli con i morti, qui addirittura parla con i morti, una dimensione a sé stante. Però ragazzi, anche qui io devo per forza fare il nonno palloso che tira fuori, ok, gli esempi per giudicare un'opera. Silent Hill Shattered Memories, per chi lo porterò sul canale di sicuro, Silent Hill Shattered Memories prima o poi. Silent Hill Shattered Memories fa la stessa cosa che fa The Medium senza split screen. E lo fa tanti anni fa. Ora, quanto sarà uscito? Secondo me almeno 12 anni fa. Forse 10. Forse 10 anni fa. Silent Hill Shattered Memories. Tra i 10 e gli 8 anni fa, dai. Vediamo. E invece ci avevo dato giusto, dovevo fidarmi di me stesso, erano 12 precisi, mannaggia a me. Devo essere più sicuro di quello che dico, 12 anni fa. Era effettivamente 12 anni fa. E quindi, 12 anni fa esce Silent Hill Shattered Memories, nel 2009, e fa quella stessa cosa con una città, Silent Hill, che a un certo punto si trasforma e diventa peraltro molto simile nel concept. Voglio bene a tutti, acqua elettrica. Fa una cosa molto simile nel concept. Guardate, facciamo così. A me piace sempre di più nelle discussioni sentirmi un po' un amico che mostra appunto ai suoi amici dei video su YouTube. Quante volte viene gente a casa vostra? Ora, con la condizione del Covid, poche volte. Però, di solito, quante persone venivano a casa vostra, no? Ah, ti faccio vedere questo trailer, ti faccio vedere questo video. Io mi sento così con voi. Vi parlo di una cosa, ve la faccio anche vedere. Silent Hill Shattered Memories cosa fa, praticamente? Ti fa esplorare Silent Hill, ok? E poi a un certo punto, per un motivo di trama che non vi sto a spiegare, ve la blocca. Ok, vediamo se riesco a trovare proprio il punto in cui si imputtana tutto. Che non deve essere il momento di... Eccoci, forse accade qua. Guardate, no, non doubles, eccoci. Ok, in Silent Hill 2 tu esplori con la tua torcetta, tra l'altro si usava il Wiimote, non nella versione PS2, ovviamente nella versione Wii, e col Wiimote era veramente una figata, perché c'era una sorta di immedesimazione ulteriore in questo uomo che va alla ricerca di qualcosa, di specifico ma non ve lo dico, con la sua torcia. E quindi la città è normale inizialmente, ok? È una città, certo, scura, con le solite zone in rovina tipiche della serie. Però, ecco, vediamo se trovo il momento. Però niente di particolare, finché a un certo punto accade qualcosa. Dovremmo esserci. Dovremmo essere veramente vicini. Sentirla con questa musica di sottofondo fa ridere.
Altro, guardate, le emozioni forti si attaccano agli oggetti, proprio come in The Medium, quindi non a caso me lo ricorda. Dovremmo arrivarci a breve. Messaggio. Vediamo, ancora no. Eccoci, guardate cosa sta succedendo. La città si trasforma, ok, e diventa monotono, esattamente come è monotono il mondo delle anime di The Medium. Quindi, The Medium sui toni di questo arancione, rosso, giallo, eccetera, eccetera. Qui sui toni del blu, del bianco, dell'azzurro, perché è una città che si ghiaccia. Però, non solo dei Medium, ragazzi, però ormai stiamo parlando di quello. Il concept è lo stesso, il personaggio si trova a dover scappare, ok, da questa dimensione distorta ghiacciata che comunica lui delle cose. Però innanzitutto questa dimensione è trattata in maniera più sensata con dei nemici che ti inseguono. E in secondo luogo è alternata a una costruzione del momento in cui arriva la dimensione distorta che The Medium non è sembrato avere. The Medium te la vende come un... Guarda, ti faccio vedere adesso questo posto da raccontare qualcosa, quindi... I ricordi, insomma... incredibili, sti nemici, tra l'altro, senza faccia. Bellissimi, design favoloso, spaventoso. Dicevo, la frattura, mi pare che si chiamasse, la frattura. La frattura? Si dovrebbe chiamare la frattura. Quindi, tra l'altro, non si inventa niente The Medium, perché la situazione con Fauci è la stessa qui in Silent Hill Shattered Memories, solo che non è delegata a un mostro nello specifico, ma a più mostri che ti inseguono. Però, come vedete, qui si è fatto lo sforzo di mischiare il vero al falso. Quindi questa città in realtà è letteralmente ghiacciata, di conseguenza abbiamo ancora le porte delle case, le macchine parcheggiate. È un miscuglio, secondo me, più efficace di tingere tutto quanto di arancione, giallo e bianco e rosso. E il momento, come diceva Roby prima, no? La costruzione che porta il giocatore a vivere la città ghiacciata è più particolare, perché in realtà è vissuta al contrario ed è... A parte si sentono anche il sound design, ora voi lo sentirete poco, però ci sono delle voci strane in reverse molto particolari. Tra l'altro, cioè, questa è letteralmente Fauci che esce dalla porta. Avete visto, no? Questo è Fauci che esce dalla porta. Tu che vai verso la porta, te la apre il mostro e quindi ti devi cavare dal cazzo. Eccolo qua. E dicevo, il build up è strutturato al contrario, ovvero più ti avvicini alla verità, più, un po' come Omori. Più ti avvicini al luogo che vuole raccontarti una storia, più la città va a puttane. È Shattered Memories, sì, assolutamente, è Shattered Memories, ragazzi. Quindi niente, questo per dirvi che anche lo split screen non l'ho capito, ma sarebbe bastato questo se volevi riproporre Silent Hill Shattered Memories. Alterna il mondo reale al mondo distorto, o stregato, mondo delle anime, chiamiamolo come vogliamo. E basta. O come dicevo ieri sul mio canale, studiati alla The World Ends With You un doppio controller. Perché lo split screen, e ora vi leggo perché state facendo tanti commenti interessanti, lo split screen è un mezzo attraverso il quale il videogioco sdoppia la propria direzione di gameplay. Io gioco in split screen a Crash Team Racing e ho la possibilità con un amico di di vivere una stessa pista con due macchine diverse, ok? Dove ovviamente ci sfidiamo e io arrivo primo, lui arriva secondo perché ho il palle più grosso, bella lì. Ma il concetto è che lo split screen serve per far andare avanti due momenti di gameplay in contemporanea. Non ho febbio per split screen, si intende questo, ora te lo faccio vedere. Proprio schermo diviso a metà, ok? Ora aspettate, vediamo se lo trovo su Every Eye. Si intende proprio... Ecco. Eccoci qua, così abbiamo anche Fra e Foss. Cioè, Fra e Foss. Foss e Mottura sul grande schermo. Si intende proprio questo. Ok? Si intende proprio ciò. Ok? Una parte di sopra e una parte di sotto. Lo split screen
solitamente in realtà è verticale, non orizzontale. Orizzontale viene utilizzato, se non mi ricordo male, solo per alcune cutscene. In verticale è lo split screen tipico di The Medium. E lì io mi trovo a mandare avanti in teoria due momenti di gameplay differenti. Ok? Non succede. In The Medium va avanti sempre un solo momento di gameplay visivamente sdoppiato. Ma io muovo un solo personaggio e mi trovo a compiere azioni o solo da una parte o solo dall'altra. Il gioco mi dice: attenzione, nel mondo delle anime puoi prendere l'energia che poi usi nella scatolina per far riattivare il meccanismo della porta e sbloccarti il passaggio nel mondo reale. Ma in The World Ends With You, lo split screen, che non era split screen, ma era l'utilizzo dei doppi schermi del doppio schermo del Nintendo DS, faceva sdoppiare anche il cervello al giocatore, che doveva, lo dicevo ieri, come un batterista che coordina mani e piedi per usare Charleston, rullante e gran cassa. Il giocatore doveva usare la stylus per utilizzare Neku nello schermo di sotto e di sopra la tipa con invece i tasti. Quindi una mano prende il ritmo sullo schermo di sotto e una mano prende il ritmo sui tasti. Ok? Addirittura in quel caso inputtattile con una mano e bottoni con l'altra. Qui io mi aspettavo una cosa del genere. Mi aspettavo è un gioco a telecamera fissa come Silent Hill, quindi la levetta analogica destra te la puoi tendenzialmente dimenticare, ma visto che appunto è un gioco con split screen, mi immaginavo un po' come Astral Chain, se lo avete giocato, un utilizzo del doppio analogico per muovere entrambe le tipe dentro, cioè entrambe le Marianne dentro le dimensioni e magari utilizzare i dorsali per le interazioni. Allora, Marianne del mondo distorto deve interagire da una parte, mentre la Marianne del mondo normale deve interagire dall'altra. Quindi io praticamente devo sdoppiare anche il mio cervello in quanto giocatore che agisce in due dimensioni. E in questo modo traslare la perdita, no, di attaccatura a una singola realtà da parte di Marianne anche nel modo in cui il giocatore si approccia al titolo. In generale, sempre di più è importante, secondo me, provare a traslare le sensazioni dei giocatori, dei personaggi protagonisti dei giochi sul giocatore. E qui la vedo davvero un'occasione persa da parte di Bloober Team. Quindi guardate, occasione persa è la parola del giorno, è quella che ha usato anche Marco. E io ancora una volta, ragazzi, ma non lo dico per dire, mi trovo assolutamente d'accordo con le recensioni di EveryEye. E non avrei, come dire, interesse nel dirlo per forza, perché anzi, io mi sono scritto con Marco e prima di fare la mia live, la prima live di The Medium, gli ho detto: guarda, ho visto che tu hai dato 7, c'è gente nel mondo che ha dato 9 e io vedrò, perché magari Marco non aveva colto qualcosa che io avrei colto andando a supportare i 9, i 10, ho visto anche forse qualche 95 di cui sopra. No, io addirittura, anzi, vi potrei dire, non sono d'accordo con EveryEye. Avrei dato forse anche qualcosina meno, però non l'ho giocato tutto, quindi prendete con le pinze questa affermazione, perché appunto non avendolo giocato tutto, magari arrivando fino in fondo c'è qualcosina che si salva, che ti dà un po' di più in mano, anche solo la soddisfazione di aver completato il mistero, di aver scoperto cosa succede al Niwa, e allora ok, arriva il settone. Però 72 su Metacritic, ma si è abbassato nel tempo. Cioè il tempo sta dando ragione a Marco al 100%, perché è entrato con 75. Ieri era 72, controlliamo oggi, 71. Ragazzi, il tempo sta dando ragione a Marco. Sta scendendo di voti nel corso delle varie giornate. The Medium, se si fermasse a 70 perdendo un altro punto, sarebbe l'esatto voto di Marco. Quindi Marco ha avuto una visione super lucida. Ieri seguivo una live di un ragazzo spagnolo che si vedeva non apprezzava il gioco, ma ha deciso di finirlo visto che aveva 9.000 persone a seguirlo. Ma infatti Raids FT è quello che dicevo ieri quando ho detto: non mi sento di continuare la serie. Non è per una questione di spettatori, non solo per una questione di spettatori. Ieri avete visto il primo episodio ha fatto 1.300 persone, il secondo era pomeriggio, eravamo 760, però solitamente nel pomeriggio 1.000 persone di là le facciamo in tranquillità. Quindi indubbiamente era un gioco che anche il pubblico non ha gradito. Ma quello è relativo. Io non sono fatto così. Io se non mi diverto non riesco a tenere una live e non mi stavo divertendo. Quindi finisce lì la mia avventura mediatica con The Medium, fa ridere, gioco di parole non voluto, perché per me l'horror, sono particolarmente ficoso con gli horror, ficoso, non so se si usa dappertutto, ma vuol dire
come ve lo traduco, ficoso? Pretendo tanto, ok? Pretendo tanto da un horror. Quindi sono picky, mi viene in inglese, picky, ficoso, è un termine toscano. È puntiglioso, ma non è proprio puntiglioso, è più del tipo difficile da saziare, ok? Pretenzioso, dai, Fabio, se mi può piacere, pretenzioso. Deve essere ficcante, esatto. Tra l'altro, oggi per gli interessati 4 GB di update su Xbox, 14 GB di update su PC, ma sud medium? Ne aveva bisogno, eh? Molto esigente, dai, mettiamola così. Però ficoso ha un'accezione negativa, ok? Nel senso che ficoso è il tizio che va al ristorante, ordina un vino e nonostante sia buonissimo, sa un po' di tappo e quindi fioso, esatto. E quindi, ah, so fioso, sei fioso, andiamo, ridalle l'ondie, bevilo uguale, sto vino, rompe coglioni. Ok, questo è ficoso. Quindi un po' ficoso lo sono con gli horror. Uno standard alto, secondo me. E The Medium non era vicino. Ma perché, ragazzi, io la mia storia con gli horror risale a. Ve la racconto velocemente. Risale a la mia quasi infanzia, nel senso che mia mamma guardava un sacco di horror. Mia mamma era molto appassionata di film horror, ovviamente. Non ho genitori videogiocatori. Guardavo un sacco di horror. E io, sai, all'inizio no, tu non li fai vedere a tuo figlio. Però io ero sempre lì incollato davanti alla televisione, soprattutto con l'avvento alle scuole medie, no? Delle scuole medie, quindi alla prima, seconda media, io ormai volevo fare le cose un po' da grandi e quindi mamma mi fai vedere questo horror insieme a te. Allora guardavamo questi horror insieme e cazzo, a me piacevano. Da lì quindi è nata questa passione per gli horror che io ho traslato anche nella mia classe, quindi ho portato questa febbre dell'horror nella mia classe delle medie. Allora facevamo magari pigiama party tutti quanti insieme, poi c'erano solite cose, la ragazzina che ti piace, allora vuoi far vedere l'horror anche per altri motivi, però il concetto è l'horror lo portavamo anche nelle serate fra amici e da lì ho cominciato a macinare roba horror di continuo nella mia vita, perché poi è diventata una passione proprio mia, non più insomma portata da qualcun altro nella mia vita, ma mia. E quindi giù di giochi horror, ho cominciato a giocare Silent Hill, vabbè, quando uscì PS3, se non sbaglio, uno dei primi titoli fu proprio Siren Blood Cards. Ragazzi, veramente ne ho giocati un miliardo, tanti Resident Evil, non tutti, ma tanti Resident Evil, non tutti, ma tanti Silent Hill, quelli insomma finali non li ho un po' persi di vista. Ho veramente sviscerato Fear, ve lo ricordate Fear? Grandissimo horror psicologico secondo me, è uno dei pochi sparatutto, se si può definire tale, perché comunque è in prima persona e si spara, che ho giocato, ok? Ci mettiamo dentro Little Nightmares, ci mettiamo che ora esce l'11 febbraio se non mi ricordo male, confermo la ragazza che piaceva Fra, e infatti Fear bellissimo assolutamente, io ho ancora qualche parte della Limited di Fear, forse non qui, ma di là in salotto, magari dopo ve la prendo. La Limited di Fear ho proprio quella, la Steelbook, lo Steelbook e la Steelbox. Silent Blood Cards mi fece cagare sotto la paura dei tempi, faceva veramente cagare addosso. Poi c'era Fatal Frame, ok, c'era un botto di roba, ok, e io ne ho giocati tantissimi. Frambo, no, non lo conosco, Giulia, è un altro horror? Frambo non lo conosco per niente, quindi qui non conosco. Outlast, assolutamente, i vari Amnesia. Insomma, veramente ragazzi, tanti. E nel tempo ho capito quello che mi piace e quello che non. Ib, bellissimo horror, Ib horror stupendo, ragazzi. Ib non solo, anche lui, no? Ve lo anticipo, ho fatto un'intervista a Homocat. Ib è una grande ispirazione di Omori, ok? Quindi Ib se lo sono giocati parecchio e si vede. Ed è una grande ispirazione. Ib, Soma, incredibile, ragazzi. Soma, bellissimo Soma. FNAF, no, FNAF mi fa ca' anche a me. Purtroppo. N allora, non in quel caso, però, sono io che non apprezzo FNAF, ok? Cioè, ne riconosco il valore. Secondo me, FNAF non è male. Ma no, no, non è proprio per me. Quel tipo di immaginario, zero, ok? Non mi piace. Dicevo comunque, Ib. Bellissimo horror, la scena del mostrone che appare piano piano dalla finestra, qualcuno
se la ricorderà. Dead Space è considerabile horror? Assolutamente sì, bellissimo Dead Space, il motivo per il quale ho giocato per un primo periodo a Xbox, perché io fino agli ultimi tempi sono sempre stato molto lontano dal mondo Microsoft. Mad Father non l'ho mai giocato invece, me ne hanno parlato. Knack, ovviamente, horror incredibile. Metro non è propriamente considerabile horror, secondo me. Che se no anche Resistance, no, in un certo senso lo dovrebbe essere. E Alan Wake me l'avete consigliato in parecchi, ma ancora anche quello non l'ho giocato. Dead Space è assolutamente una perla, sono d'accordo. Zelda Breath of the Wild 2, reghiaccio ci scherzi, ma secondo me sarà molto spooky. Guardate che Majora's Mask mi ha messo più inquietudine di The Medium. E vi farà ridere sta cosa, ma voi l'avete giocato, cioè, Majora's Mask? Majora's Mask fa paurina, eh. Majora's Mask non è un titolo zeldiano comune, è molto uncanny, è molto spaventoso Majora's Mask, se lo avete giocato. Secondo me anche, ecco, qualcuno si cagava con, secondo me anche Breath of the Wild 2 sarà il Majora's Mask di Breath of the Wild, come Majora's Mask lo è stato per Ocarina of Time, ok? Sarà, secondo me, dal gusto un po' più eerie. In Frambow il giocatore interpreta una bambina di 10 anni e viene rappresentato il sottile limite tra immaginazione di un bimbo e disturbi mentali. Confonde molto, ma è interessante. Frambo, me lo segno. Me lo segno, così poi vediamo se lo si riesce a giocare, magari. Pensate anche solo al fatto che il trailer di Breath of the Wild 2 aveva questa sorta di musica in reverse, che è un po' un mezzo tipico per far paura. Tu lo vedi bene un open world dalle tinte horror? No. O meglio, non lo so, non credo. Secondo me la chiusura degli ambienti è fondamentale. L'ampio respiro non me lo immagino, ok? Sposato all'horror. Lone Survivor l'ho giocato in live, Matteo, ma non mi ha fatto impazzire. Anche quello di grandissima derivazione salentilliana, fatto da Byrne, che è il compositore di alcune colonne sonore principali, di alcune canzoni della colonna sonora principale di Hotline Miami. Non so se lo sapevate, così ve lo dico. Byrne, il creatore di Lone Survivor e compositore di Lone Survivor, però è anche proprio il game designer e lo sviluppatore, credo unico, se non con qualche altro, insomma, membro a supporto, ma è la sua principale, insomma, creazione, è il compositore di alcune colonne sonore principali di Hotline Miami. Se lo avete giocato, è anche il personaggio del DJ in Hotline Miami 1. C'è un DJ, a un certo punto ve lo ricorderete, in discoteca, che si sta drogando di una droga particolare. Il DJ che poi voi incontrate, non dico altro, è in realtà proprio Byrne, il personaggio di Byrne. Bloodborne non ti so rispondere, non l'ho giocato, ma lo giocherò a breve. Comunque, Hotline Miami per me non è solo molto carino, Kenkami. Per me Hotline Miami è un altro dei godlike, god tier games. Per me Hotline Miami è totale. Hotline Miami ha dei momenti, per esempio, di grande inquietudine. Tutte le sequenze linciane nelle quali il protagonista si trova ad affrontare queste discussioni in questa tavola rotonda distorta, che in realtà è un salotto quasi dello spaccio con uomini vestiti da animali. È una roba bellissima, 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 bellissima. E no, infatti, Foxely, no. Breath of the Wild 2, guardate, mi ha influenzato fra Fossetti in quest'idea e ora sono totalmente con lui. Forse potrebbe essere più a dungeon proprio stretti. Cioè Breath of the Wild 2 avrà dei momenti open world, ma secondo me a questo punto ha senso l'analisi di Fra che abbiamo fatto offline. Potrebbe essere un po' più scuro, un po' più con i dungeon asfissianti. Anche perché sarebbe nello stile di Onuma, no? Dire vabbè, Breath of the Wild 1 era questo, Breath of the Wild 2 è quest'altra cosa, perché noi siamo talmente pazzi che non solo cambiamo il feeling di Zelda, ma cambiamo anche quello di Breath of the Wild. Tra l'1 al 2, e dall'1 al 2 facciamo questo salto anche in termini di stile, e quindi si chiama Breath of the Wild 2 solo perché c'è la narrativa di Breath of the Wild e il mondo di Breath of the Wild, ma il gioco in sé ha una formula ancora diversa. E se ci pensi, Fox, li potrebbe essere estremamente coerente con il mantenere alcune meccaniche chiave, come le armi che si rompono. Voi immaginatevi un posto stretto, angusto, pieno di nemici deformi, brutti, cattivi, con le armi che ti si rompono, no? Ganon, ragazzi, è orribile, ma in senso buono. Ganon fa paura. Ganon fa paura anche in Breath of the Wild 1. Ganon fa veramente paura.
Ganon potrebbe essere, se non fosse circondato da un mondo pastelloso, ok? Ganon farebbe paura. Calamity Ganon, l'ultimo boss di Breath of the Wild 1, fa paura. A me fece tanta paura quando lo vidi. Cioè, è un ragno antropomorfo, è super uncanny. The Evil Within. Evil Within, giocato l'1, metà del 2. Giocato invece tutto l'1. Mikami e Mikami. Però è quel tipo di gioco che spamma troppo, 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 troppo il concetto degli zombie. E a me gli zombie, intesi propriamente come zombie, non mi fanno gridare al miracolo. La storia dell'uomo che deve sparare agli zombie per sopravvivere a un certo punto diventa la ricerca di un dominio talmente grande del giocatore sulla creatura antropomorfa che ti insegue, che per me è semplicemente uno sparatutto reskinnato in terza persona, perché Evil Within non è un FPS, però il concetto è quello, ok? Diventa un TPS che mi perde un po' di atmosfera, benché Evil Within abbia una roba molto figa, che è quel concetto di illusione ottica, di mondo che cambia a seconda di dove va l'inquadratura. Ve lo ricordate? Io sono in Evil Within, mi vedete così, ma adesso giro la telecamera, invece di esserci l'altra parte della stanza c'è una roba nuova, una porta che si è aperta. Quindi l'illusione ottica un po' anche Hellblade-iana, Senua's Sacrifice, mi piace molto, ok? Il disorientamento che il giocatore prova in Evil Within è veramente bello. Assolutamente Ikigami, The Last of Us 2 ha dei momenti di inquietudine molto più forti delle prime ore di The Medium, sono d'accordo. Resident Evil 7 per me, ragazzi, è bellissimo. Io Resident Evil 7, controllo quanto ha su Metacritic, ma io l'ho amato. Per me Resident Evil 7 è 9. Vediamo un po'. Resident Evil 7, 86. Sono d'accordo, dai, ci sta. Io gli avevo dato 9 in serenità. Resident Evil 7 a me è piaciuto tantissimo. Tantissimo. Ma aiutatemi a dire tantissimo. Ecco, quello ha un'atmosfera. Non, Danganronpa me ne hanno parlato tutti, ma ancora non l'ho mai giocato. Resident Evil 7 è in grado di farti vivere questo ambiente, questa casa, al 100%. Soprattutto tatuandoti nell'anima il disagio della famiglia che dimora in quella casa di campagna. È incredibile come tu ti senta male per loro durante il gameplay. Io mi sentivo male per loro. Cioè, io ho provato una pena per Jack alla fine della storia. È incredibile. È fantastico. Comunque, ecco. Ora, non è che questa deve essere una live nella quale demoliamo The Medium. Però, visto che ormai stiamo parlando di horror, lo facciamo a tutto tondo. Ragazzi, dalle premesse Resident Evil Horror un horror fantastico. Non lo so. Diciamo che l'ambientazione della demo mi è piaciuta un bel po'. Ok? Comunque mi siete piaciuti con il set ad Medium. Dobbiamo finirla con questi voti pompati che servono a generare hype immotivato. Ma guarda, Shiva, ti dirò. Fra gli diede proprio 9. Sono contento. Allora, rappresenta il mio voto, assolutamente. Ti dicevo, Shiva... guarda che ti dirò, EveryEye forse nell'ultimo periodo è stata più discussa per i voti bassi che per i voti alti, perché se ci pensate un'altra grande polemica venne fuori con il 7.5 di Juice a The Ghost of Tsushima, poi candidato a Game of the Year, quindi con tutte quante le varie risate annesse che seguirono. Ma morale della favola, anche Project Zero 2 sarebbe interessante parlarne, sì assolutamente. E dicevo, cioè, tra l'altro Project Zero veramente incredibile. Dicevo, intanto che controllo la recensione, perché voglio vedere se ce n'è una VR. Resident Evil 7 VR Review, perché vi voglio parlare di una roba. EveryEye, forse no, forse non c'è una. Che ho giocato col PSVR. Ah no, le nostre impressioni, c'è solo le nostre impressioni, però non c'è votazione, niente, nulla. Dicevo, perdonatemi se non mi perdo nelle mie discussioni. Gioco horror da 10-10, per me Silent Hill 2. E EveryEye non è conosciuta per, secondo me, essere discussa solo per i voti alti, magari, che la gente ritiene alti, ma anche per quelli bassi. Mi è piaciuto, sì, Resident Evil 7, ragazzi, rispondo a Anthony, mi è piaciuto tantissimo. Io non Ghost of Tsushima non l'ho giocato, anche per colpa di Juice, nel senso che non, ho visto il 7.5 e ho detto allora lo recupererò poi, e poi questo poi non è mai arrivato per mancanza di tempo.
però nel senso colpa. Lì ho fatto un'analisi, vedremo se è poi corretta o meno dal mio punto di vista quando ci giocherò. Però devo dirvi che solitamente mi sono sempre trovato molto d'accordo con i miei colleghi qua su EveryEye, quindi insomma, ho fiducia, ecco, nei miei colleghi e nella loro capacità di giudizio. Sinceramente non mi sono mai trovato a dover sindacare, ecco, sulle loro opinioni. 7 non è un voto basso, 5 è un voto basso, ma ci mancherebbe, assolutamente, Shiva, hai ragione. Ma infatti io credo che non si meriti un 5 The Medium, anche per quello che ho giocato io. Cioè, 5 ragazzi è proprio, ragazzi, insufficiente, che schifo. 7 è ok. Non l'ho finito, Davide. Non l'ho finito, Davide. Sono arrivato a metà più o meno di The Medium. Non mi è piaciuto, non mi sta piacendo. Non mi sta piacendo. Silent Hill 2 è da 10, per me sì. Per me sì, per me Silent Hill 2 è perfetto. Cioè, oggi rigiocato non è da 10 perché ci sono alcune cose invecchiate male. Ma all'epoca era da 10. E un gioco. Qui entriamo nel concetto di come valuti un gioco, secondo quali parametri. Secondo me il voto è contestualizzato necessariamente nell'anno di uscita, nel momento in cui esce un titolo. E oggi guardo le boss fight di Piramide Testa e dico, boh. Però all'epoca era l'unico modo nel quale poter realizzare certe cose. Io ho un'altra piccola idea, che il 10 non esiste. Ma sai, Shiva, sai qual è il problema? Che se il 10 non esiste, allora la scala non è da 1 a 10, ma è da 1 a 9. E quindi qua entriamo in un processo di autofagocitazione del voto con il quale non sono d'accordo. Perché allora arriviamo a dire, 10 non esiste, quindi in realtà la scala non è da 1 a 10, è 1 a 9. Allora il 9 non esiste, allora la scala non è da 1 a 9, è da 1 a 8, finché non esiste solo l'1. Quindi non sono d'accordo, per me il 10 esiste, un po' come il 30 all'università, ma non è la perfezione. Io, avendo fatto l'università, anche se lo sapete, non l'ho finita, e spero di finirla prima o poi perché non mi manca un cazzo, in realtà avessi fatto una triennale come tutti i comuni mortali l'avrei già finita da quel dì, ma non potevo prevedere che la mia vita finisse a lavorare con i videogiochi e quindi al tempo facevo altro, a tempo pieno, ovvero lo studente. Avendo vissuto l'università mi sono reso conto che senso ha la votazione. Quando io ho preso 30 e lode, fortunatamente nella mia carriera ne ho presi diversi, non è che fossi diventato il nuovo capo del diritto privato italiano, il nuovo messia del diritto ecclesiastico. Facevo giurisprudenza, ragazzi, e quindi uno dei pochi ordinamenti che è rimasto con i 5 anni. Gli esami che mi mancano sono pochi, sono i soliti 7 che mi mancano ormai da 1 anno e mezzo, quasi 2 anni. Ma da 1 anno e mezzo, quasi 2 anni, questo lavoro è divenuto un lavoro a tempo pieno che mi prende tra le 8 e le 10 ore al giorno, che fortunatamente mi sostiene a livello economico con delle grandi soddisfazioni dal punto di vista umano e appunto proprio economico spicciolo, e quindi la mia vita è ormai focussata su questo. Ma insomma, Fossetti si è laureato più o meno verso i 65 anni, quindi anch'io prima. Anch'io lo farò. Detto questo, scherzo. All'università, quando ti danno, no? Insomma, quando ti danno 30 e lode, non ti fanno diventare il nuovo capo del nuovo esponente della materia in cui hai preso 30 e lode. Giragli la clip, assolutamente. Ma è solo per la sua vecchiaia, eh? Quindi anche io, quando più o meno arriverò a 75 anni, giusto? Quindi quando arriverò a fare il 74esimo, direi che anche io è arrivato il mio momento. E però, ragazzi, scherzi a parte, Francesco ha avuto il mio stesso problema. Dico problema, ma ora qui stiamo affrontando un discorso che esula dal videogioco. Dico problema perché, premesso che nella vita lo studio è fondamentale e ti tempra, ti attiva il cervello e ti fa diventare una persona quadrata, ragazzi, io la vedo così. Non mi giudicate per questo, ve lo chiedo per favore. Non è una visione classista della vita. Io ritengo che lo studio formi la persona, che il tempo passato sui libri a leggere, a scrivere, a allenarsi, a parlare, sia l'arma più forte per affrontare la vita. Quindi per me lo studio è essenziale, è cruciale. Detto questo, però, poi alla fine lo studio è non se la prenda chi magari ha deciso di non studiare, io lo vedo come un'arma in più, ok? Chi studia, secondo me, ha un'arma in più rispetto a chi non ha studiato. Ma non è una questione di sei più bravo, sei meno bravo. Per me è una questione di lo studiare ti attiva dei processi mentali che
non farlo, non ti attiva allo stesso modo, ok? Con questo non significa chi studia è intelligente e chi non studia è stupido. Anzi, perché l'intelligenza non è una questione di studio, lo studio accresce la cultura. Ma secondo me ti allena, è una palestra, ok? È come dire, è vero che chi non va in palestra è per forza obeso, assolutamente no. Ma è vero che chi ha in palestra i muscoli più definiti, chi va in palestra sì. E secondo me chi studia ha dei muscoli mentali allenati in maniera differente, ok? Quindi io ho questa visione della vita. Magari non la condividete, vi chiedo solo di rispettarla. Detto questo, lo studio poi che cosa ti deve portare? Ti deve portare a lavorare. E quindi nelle nostre vite, nella mia, in quella di Fra, si è creata questa situazione nella quale noi senza finire di studiare abbiamo già trovato un lavoro che ci soddisfa, che ci piace. E quindi la vita da studente e da lavoratore è un po' difficile. Tutto qua. Ecco, Iato, hai cominciato l'università a 22 anni, immagino tu. Ho amici che hanno passato la vita sui libri e non si sanno procurare da mangiare. Ma guarda, The Ancient, sono d'accordo con te su questo, attento. Lo studio allena la mente, ma senza la tua capacità di sfruttare le occasioni non vai da nessuna parte, attenzione. Non è che lo studio è la chiave universale che apre tutte le porte, ok? Lo studio però è un'arma in più. Se tu poi hai solo quell'arma, se c'hai un caricatore da 45 proiettili e però non c'hai la pistola, niente, non se ne fa di nulla. Beh, bello questo caricatore, ok? È un'arma in più, quindi l'insieme delle cose ti aiuta e ti porta insomma, a fare meglio. Tutto questo casino per dirvi che cosa? La mia esperienza universitaria, tra le tante cose, mi ha insegnato che il 30 e lode non è il voto con il quale io vengo incoronato il nuovo re del diritto, ma semplicemente questo studente ha fatto il massimo possibile che poteva fare, non sarà perfetto, perché la perfezione non esiste, ma è eccellente, è incredibile il modo in cui mi ha esposto l'argomento, non mi viene in mente, no? Un modo migliore per farlo magari mi viene in mente, ma contestualizzato nel suo ruolo di studente è il massimo che poteva fare, quindi bella lì, 10. Uguale per i videogiochi, non esiste il gioco perfetto, ma in un momento storico XY una produzione di valore come può essere The Last of Us 2 per me è 10, perché avviene in un momento in cui il videogioco è arrivato a certi standard, The Last of Us 2 te li prende, te li stravolge e te li scupera per certi versi. Pensateci che The Last of Us è un titolo uscito alla fine di una gen e The Medium è uscito ora, sono due produzioni da milioni di dollari di differenza, ma non sto parlando a livello grafico, ma di idee, e le idee non hanno prezzo, ok? Cioè l'idea non ha prezzo, l'idea non... è come Omori. Omori è un'idea incredibile in una produzione da 200.000 euro, quindi un cazzo, ok? Eppure ha delle idee devastanti, quindi puramente a livello di idee non sto parlando della bellezza di The Last of Us e della bellezza di The Medium a livello estetico, grafico, tecnico, ma parlo delle idee, The Last of Us 2 ha delle idee che sono avanti, che ancora tra 5 anni potranno ancora insegnare. The Medium è un gioco next gen che non ha preso l'eredità neanche secondo me di alcuni giochi che sono arrivati 3 generazioni fa, capite cosa intendo? Quindi insomma, la perfezione non esiste, qui chiudo il discorso, e però il 10 secondo me ha senso, non da attribuire a chi è perfetto, ma a chi è eccellente. È come se in futuro da 30 anni si potesse giocare a Sword Art Online e ci si mettesse a valutare i giochi di ora, capito? Esatto, dobbiamo valutare nel momento in cui escono i videogiochi. Quindi per me Silent Hill, perché poi siamo arrivati lì, bellissima, vero, la felpa appesa da Bershka, veramente fighissima. Poi vabbè, Cowboy Bebop, grande amore. Per me 10. Lunar Hub scrive: Omori è stupendo, fatto da RPG Maker gli rende ancora più onore. Sì, anche se secondo me, per esempio, ecco, Omori non raggiunge il 10, a mio avviso, perché altrimenti lo raggiungerebbe, sia per dei momenti diluiti troppo, che proprio per RPG Maker. RPG Maker è un engine davvero poco elegante. Davvero poco elegante. Perché ha questa sorta di slittamento dei personaggi sulla mappa, non ha fisica, mentre con Game Maker, per esempio, tu hai la possibilità di impartire la fisica nel movimento, hai questo slittamento costante, questa velocità un po' strana dei personaggi che vagano per l'ambiente, veramente poco elegante, secondo me hai dei limiti tecnici, quindi se controllate in delle scene in Omori il cielo ha l'esatto momento in cui si divide e riparte l'immagine luppata del cielo, proprio delle cose brutte, delle storture strane che con un altro engine si sarebbero potute risolvere. Anche in Godo, sì, secondo me Raid sarebbe venuto ancora meglio.
RPG Maker è quello più accessibile, molto semplice fare i giochi in RPG Maker, è un peccato che l'abbiano fatto in RPG Maker, ma capisco, ragazzi, 200.000 euro, io ho letto delle critiche a Homocat, perché mi sono fatto un po' di cultura, perché in 6 anni, con 200.000 euro, ha fatto uscire questo gioco, ci ha messo 6 anni per farci questo gioco, e con 200.000 euro si è spesa i soldi alle Bahamas, ma ragazzi, ma 200.000 euro per un lavoro di 6 anni non so niente. Ma sono pochi già per una produzione di un anno di un videogioco. Cioè, non è che lo può fare una persona sola. E il team di Omori è fatto da 8 persone più dei tester, quindi circa da 20 persone in tutto. Cioè, che per 6 anni con 200.000 euro se li sono dovuti fare bastare. Cioè, letteralmente stanno cominciando a guadagnarci ora, con le vendite che spero gli stiano andando bene. Ma secondo me, un gioco come Omori non ha comunque la possibilità di vendere più di un tot. Quindi, attenzione, a meno che non sei Toby Fox, che è stato molto fortunato, oltre che un talentuoso sviluppatore, game designer e tutto quello che gli si può dire, perché Undertale è fantastico, ma è stato anche fortunato perché è uscito al momento giusto. È uscito in un momento proprio di un momento di moria degli sforzi narrativi nei videogiochi, soprattutto nei role-playing game, e quindi Omori costa 15 euro, se non mi ricordo male. Credo costi 15 euro. Omori, ragazzi, è un'esperienza incredibile. Regalatevela. Sono 35 ore di gioco d'amore. Se ve lo giocate con calma. 50 ce l'ho messo in streaming, ma vabbè, sono le logiche dello streaming. Allora, sei curioso di provare Returnal? Ah, intanto Mike of the Desert mi è appena arrivata la notifica, mi ha menzionato. In una bella storiellina, grazie mille a Mike of the Desert. Noi siamo sempre contenti di vivere questa avventura insieme. La vivremo stasera alle 9:30. Dicevo, sei curioso di Returnal o non è il tuo genere? Io invece sono assolutamente curioso di Returnal, Balloon, e sì, si cuce bene sul mio modo di fare. Io non vedo l'ora e mi dispiace che sia stato rimandato. Sono super contento. Sono super contento di questo gioco e non vedo l'ora di 16,27 euro, Omori? Sì, 16,27 euro, 16,79 euro, 16,79 euro. Io non vedo l'ora di Returnal, sono sincero. Sai, a proposito di roguelike tipo Returnal, vorrei tanto vederti su Hades, qualche volta lo porterai. Ho perso un po' il treno di Hades, avevo altro da fare in quel momento, ed è un po' la sfortuna di noi streamer, ci perdiamo cose per strada, perché siamo al lavoro magari su un altro gioco. Quest'anno è il mio anno, ragazzi, perché quest'anno esce tutto. Io, sappiate, che Resident Evil 8 qualcosa ci farò, non so se sarò io a recensirlo, ma questo semplicemente perché non ho idea di quale sia la storia delle recensioni di Resident Evil qui sulla piattaforma di EveryEye, quindi non voglio magari rubare il lavoro a chi lo sta compiendo da una vita. Ora mi avete detto che il 7 l'ha fatto Fra, ne discuterò con Fra, ma andrò a recensire i due Shin Megami, tra l'altro uno uscirà tra 2 mesi. Probabilmente tutta la roba Pokémon che esce quest'anno, quindi farò davvero tante cose anche dal punto di vista delle recensioni. Omori adesso sarà la mia prima recensione del 2021, anche se postuma, ma insomma non c'erano anteprime di sorta. E Resident Evil 8, anche se magari non lo recensirò, comunque qualcosa, qualche articolo, qualche approfondimento ce lo farò al 100%. No, Monster Hunter Rise no. Monster Hunter Rise no, perché comunque ritengo che, salvo eccezioni, si debba avere una storicità sul prodotto quando lo si va a recensire. Perché dico salvo eccezioni? Perché Hyrule Warriors, io, si sapeva, non avevo una storicità sui Musou, l'ho dovuta in realtà acquisire. Io durante la recensione ho giocato anche altri Musou, perché così potevo capire quanto Hyrule Warriors fosse avanti o indietro rispetto a altre produzioni. Ma detto questo, aveva senso perché ho giocato a tutti gli Zelda e soprattutto ho giocato a menadito con 400 ore di gioco Breath of the Wild. Ma Monster Hunter Rise lo giocherò, sicuramente farà parte di una campagna, ve lo anticipo anche Nintendo su Saidone e Chiara, ma non dal punto di vista di una recensione, perché non sono in grado di recensire un prodotto sul quale non sono così esperto, ok? Non sarebbe giusto. Meritate una recensione fatta da una persona che comunque conosce il prodotto. Su Resident Evil però vi dico, aspetta, là, Resident Evil l'ho giocato praticamente tutti quelli principali, quindi so dirvi qualcosa, e quindi potrei effettivamente, sugli horror lo sapete, sono particolarmente ferrato, quindi potrei
dire la mia, però 5 ore di Q&A, cosa? No, no, dove è scritto 5 ore? No, la live è startata dalle 13, ma solo perché qui su EveryEye è un ciclo continuo, ma non sono live da 5 ore, no, sarei cotto. Vediamo. Saido, ma ti sbrighi a prenderti qualche giorno di ferie dai video, così esce qualche... È vero, ogni volta che vado in ferie esce roba Pokémon, ma ragazzi, tranquilli, Pokémon Day, siate pazienti, la roba Pokémon arriva al Pokémon Day. E io ve lo dico, ma io sono metterei abbastanza la mano sul fuoco su Diamante e Perla. Non so in che modo, in che forma, se let's goiani, se tradizionali, però i remake di Diamante e Perla me li sento. Nel tuo playthrough di Maiden ho dovuto leggere il nome del canale per capire che non era Sabaku a parlare, ti sta plasmando. Ma ragazzi, non è che mi sta plasmando, è che la collaborazione con Sabaku è il coronamento della mia volontà di prendere il mio fare analitico, con il quale mi avete sempre conosciuto solo con Pokémon, e applicarlo anche a altri giochi. Quindi, da un certo punto di vista, io sono sempre stato Sabaku e Sabaku è sempre stato me. Quindi, è semplicemente il mio modo di fare le cose, ma applicato con tutti i videogiochi. La differenza è che, mentre in Pokémon questa cosa deve avvenire dopo il gioco, perché su 100 dialoghi solamente 3 sono utili, in tanti altri giochi c'è tanta roba da analizzare, e quindi piano piano, insomma, vado a fare tutte le cose. Ma se state seguendo la live di Pokémon X, vi renderete conto che anche su Pokémon X a volte troviamo dei dialoghi, ci fermiamo, stiamo mezz'ora a parlare, perché è la stessa cosa che ho sempre fatto, solo che è applicata, no, magari altri giochi. Omori su PS4 quando pensi possa arrivare? Camicia del Fossa, ho notizie a riguardo, non le voglio divulgare adesso, le divulgerò durante l'intervista. Ho notizie a riguardo per dopo l'intervista fatta con Omocat, riguardo l'uscita di Omori su altre piattaforme. E ho notizie a riguardo in generale sul mondo di Omori, quindi l'intervista che ho fatto è stata splendida, il team mi ha risposto in maniera molto esaustiva a tutte quante le domande, e non vedo l'ora di condividere con voi, insomma, tutto ciò. Sabaku Saidonia come Xehanort e Master Xehanort, esatto, io sono quello con i capelli lunghi e bianchi, lui invece non è pelato, però facciamo che è Ansem. Io sono Xehanort, Xemnas. Spero che Omori esca anche su Switch, non vedo l'ora di giocarlo. Sicuramente meglio dell'intervista a Masuda. Saidonia, mostra la felpa. Gliel'ho fatta vedere l'intervista a Masuda a Omocat. Ragazzi, ve lo dico, Omocat è una grande fan di Pokémon. Ci siamo incontrati su questo, abbiamo parlato insomma anche di altre cose durante dopo l'intervista e prima. E fan è una grandissima. Omocat è una grandissima fan di Pokémon. Quindi vi posso confermare che Petrock è una citazione a Pokémon, così come quella che si trova nella stanza iniziale del gioco con il televisore che ha lo stesso prompt di dialogo del televisore di Rosso e Blu. È una grandissima fan di Pokémon, grandissima. Comunque, questa è la felpa, ragazzi. E dietro c'è anche Spike. Non si vede un cazzo. Aiuto. Ti prego, microfono. Ok. Tra l'altro, concludo il mio outfit con i pantaloni di Sailor Moon, ok? Con la fatina. I pantaloni di Sailor Moon. È anche una referenza al film Stand By Me. Certo, a sua volta, quella di Pokémon è una referenza a Stand By Me. Mi stai chiamando Fussetti. Ciao, Fra. Ho il tuo canale. Dimmi tutto. Delle cose terribili sulla mia età. Allora, ho messo in viva voce tardi, ma ha detto: com'è possibile che sul mio canale tu abbia insinuato cose sulla mia età? Fra, ma è, insomma, quanti so quest'anno? 71? Fra, io stasera ti inculo. No! Beh, ragazzi, goliardicamente, si intende, siamo su goliardicamente. Siamo su EveryEye, goliardicamente. Nel senso che giochiamo a un gioco e lui su Nidog mi fa il culo, questo intendeva dire. Esatto, bravo. No, niente, volevo fare sta gag. È fatto bene. Bacini. Bacini a tutta la chat. Ciao. Cosa ci sarebbe di male? Ma scusami, no, infatti niente. Effettivamente potrebbe funzionare. La risata isterica di chissà che è vero. Grande Fossa, ma che goliardicamente ripesca la tua idea delle recensioni nude.
Ciao Saido. Ragazzi, col Fosso ormai c'è un amore più che platonico, è proprio carnale. Ma davvero, io non ve lo dico per dire, col team di Every Eye mi trovo stra bene. Il tutto è cominciato come un rilanciamo la mia figura come videogiocatore, ma in realtà poi è diventato un che figata stare qui su Every Eye. Il Fosso è come i gatti nelle foto, spuntano sempre fuori, assolutamente. Sai, hai voglia di spendere due parole per Kingdom Hearts? Sì, certo, Marinaro. La risata isterica questa. Sempre da Bershka, Giulia, i pantaloni Sailor Moon. Due parole. Dio e un'altra che solitamente si accompagna con Dio. Non sono contento di dove sta andando a parare Kingdom Hearts. Avverto che non ci sia più una visione unitaria e completa della trama, ma un sedersi a tavolino per capire come, Dio Brando, esattamente, per capire come mandare avanti questo morto, questo cadavere ormai martoriato, portato sull'asfalto mentre ormai è tutto scorticato, poverino, questo cadavere di questa cosa già morta, ma che vende, quindi bisogna andare avanti. E se possibile siamo, secondo me, in una situazione, almeno narrativamente parlando, peggiore rispetto a quella di Pokémon. Perché Pokémon sa che vuole andare avanti per sempre, ma non ha la presunzione di fare quello che voglio fare io, ok? Cioè creare un unico filone narrativo. A me piacerebbe pensare una cosa del genere, secondo me ci sarebbero, è paradossale, ma ci sarebbero gli estremi per farlo, però non lo fanno, quindi noi ovviamente a ogni gioco arriviamo lì, siamo un po' delusi dal fatto che manchi il filo conduttore, ma è comunque una scelta migliore, secondo me, di fare finta di avere una visione unitaria che non esiste. Perché io avverto questo, avverto il fare finta di aver nascosto dei foreshadowing, delle anticipazioni in giochi di 10 anni fa che palesemente non c'erano. Senza contare che al di là di questo è proprio lo stile della narrativa che ormai non è riconoscibile. Giocatevi Kingdom Hearts 1 e Kingdom Hearts 3 insieme, uno dietro l'altro, e ditemi se hanno lo stesso feeling. Non lo hanno. Kingdom Hearts 1 ha un sapore etereo, non saprei come altro definirvelo se non etereo, ok? Che è incredibile. In Kingdom Hearts c'è un sottofondo e sottotesto onirico stupendo, con questo immaginario bizzarro dei mosaici, del gotico che si, della Hollow Bastion che si fonde allo steampunk e all'immaginario Disney. Wow, incredibile. In Kingdom Hearts 3 non c'è niente di tutto questo. C'è una cozzaglia di personaggi JRPG che interagiscono fra loro nei mondi Disney, in questo poi mondo finale veramente poco ispirato, il deserto dei Keyblade. Non lo so, ragazzi, non lo so. Ma non è che fanno finta, semplicemente lo fanno male. Solo all'inizio hanno forzato una continuazione perché forse non erano i piani, ma da lì in poi Nomura ha semplicemente fatto casino, ma ha fatto finta no. Merlino, come dire, accetto la tua opinione perché non è meno valevole della mia, ok? Cioè non ho nessuna prova che possa farmi dire guarda, tu hai torto e ho ragione, quindi può essere un'altra via. Io continuo ad avere la sensazione che invece facciano proprio finta, che ostentino una visione di insieme che non hanno, ma sì, può essere anche che, come dici, che come dica tu, ok? Può essere anche che invece c'è, ma è fatta male. In ogni caso, non ci siamo. Non ci siamo, io ho perso totalmente interesse e voglia. Purtroppo lì mi ha proprio, cioè, mi ha perso, in Kingdom Hearts 3 mi ha perso. Kingdom Hearts 3 doveva essere il coronamento di un'attesa lunghissima e invece è stato noioso. E purtroppo è l'unica parola con cui riesco a descrivere l'esperienza, noioso. Mi sono annoiato a giocare a Kingdom Hearts. Se riescono a riprendere il filone della saga da quello che si vede nel finale segreto, forse c'è speranza. Allora, sì,
mi ha fatto molto ben sperare il nuovo filone narrativo con tutti quei personaggi con le maschere d'animale. Però avverto anche che comunque non si riesce a lasciare andare, scusate per il ruttino, Sora, Riku, Paperino, Pippo e tutti gli altri cazzi. Per me con il 3 bisognava finire questa roba e creare un nuovo ciclo di Kingdom Hearts, sempre nel mondo narrativo di Kingdom Hearts, quindi con le sue regole, tra l'altro belle. Cioè, le regole generali di Kingdom Hearts a me piacciono un sacco, il concetto di anima, il cuore che può essere visitato, una dimensione fisica e non anche solo spirituale, e tutti gli altri, diciamo, le altre concezioni appunto oniriche della vita, quindi con questo sognare e dormire che è più della semplice azione di riposarsi. Ma oltre questo, secondo me tabula rasa, mantengo tutto l'immaginario, ma basta con tutta sta storia, Ansem, la guerra, ok, l'abbiamo raccontata questa storia, basta. Sulla trama continuativa intendo non ci siamo, su questo sono d'accordo. I giochi in sé guardano altri aspetti, guardando altri aspetti mi sono piaciuti molto, non è tutto da buttare, insomma, secondo me. A Kingdom Hearts 3, anche a livello di gameplay non mi ha fatto impazzire, ok Merlino, quindi su Kingdom Hearts 3 ti dico me. DDD invece è stato un gioco divertente, ma a livello di storia tremendo, tremendo secondo me. Ma DDD sì, sono d'accordo con te, Dream Drop Distance guardando altri aspetti godibilissimo. Io non, io sono il nessuno di quello, ma sono il cuore di quest'altro. Hanno Febio, sì, hanno complicato tutto. Ma l'argomento è partito dalla mia battuta su Sabaku Saidonia, ne sarei fiero. Beh, forse sì, non lo so, ragazzi. Quando si parla come tra amici, no, un argomento tira l'altro. Quanto ci metto a spolverare il mobile dietro di me? Tanto, ho uno spolverino fatto apposta, non vi sto prendendo per il culo, ho uno spolverino fatto apposta che passo di tanto in tanto, lo passa Chiara, insomma, ci alterniamo un bel po', un bel po'. E fortunatamente vivo in centro a Milano, quindi la casa non prende particolarmente polvere. Quando vivevo a Siena vivevo in campagna e non era sopportabile. Quando ci sarà uno State of Play? Non a breve, secondo me, Vulcan. Non a breve, non me lo aspetto a breve. Già stiamo subodorando i primi ritardi, tra cui Returnal, di recente è arrivato dal punto di vista Nintendo anche quello di No More Heroes. Ragazzi, preparatevi perché quest'anno sarà un disastro. Quest'anno sarà un disastro, ci saranno ritardi su ritardi, tutto il casino del Covid verrà avvertito a pieno, quindi prima di fare dirette nelle quali verranno mostrati titoli in uscita o più di uno di loro, passerà del tempo, secondo me. Anche se anche per me Ikigami aprile, sì, dopo, insomma, primavera inoltrata, io mi aspetto questo. Vedremo. E Nintendo Direct non so neanche se ce ne sarà uno in questo 2021. Secondo me, anzi no, non ci sarà un Nintendo Direct. Ancora una volta avremo trailer buttati lì, magari preannunciati, ma trailer, non una visione di insieme. Perché il fatto è che una visione di insieme del calendario uscite la puoi avere quando sei abbastanza sicuro di tutto. Quest'anno non si può essere sicuri di niente, di nulla. Che ne penso del nuovo Nier in uscita aprile? Che la mia fava non può contenere tutte le uscite del 2021. 2021, se tutto va bene, nonostante il disastro che si preannuncia a livello di rispetto delle scadenze, è un anno pieno di roba buona. Nier Replicant, ma io sapete che la colonna sonora di Nier, ok? Io tra l'altro non l'ho giocato, il primo. Ma sapete che la colonna di Nier Automata è in realtà piena di rifacimenti della colonna sonora di Replicant, che però hanno proprio variato il loro genere musicale. Quindi tante canzoni che su Nier Automata, per esempio, hanno un retrogusto epico, le ho riascoltate nella loro versione originale, sono addirittura fatte con la chitarra acustica, sono totalmente differenti. Quindi non vedo l'ora di vedere perché quelle colonne sonore che tanto ho apprezzato in Nier Automata, nel primo Nier avevano un feeling totalmente diverso. Nier Automata, ragazzi, l'ho giocato di recente, in realtà l'ho giocato a fine 2019, se non mi ricordo male, novembre o dicembre 2019, e godimento massimissimo. Bravely Default, giocato ma non finito il primo, e valuto di farlo qualora dovessi vedere per il 2 possibilità di videogioco, diciamo, in live. Vediamo però, perché
quel tipo di narrativa lì a me non fa mai impazzire troppo. Quel tipo di stile, ok? Delle storie raccontate in giochi come Bravely Default. Preferisco quelli un po' più paxerelli quando si parla di... È un po' come Octopath Traveler, no? Non me la sono sentito di portarlo in live perché non è proprio il tipo di serie che... anche Dragon Quest, se vogliamo. Non è proprio quel tipo di serie che mi si cuce bene addosso. Io voglio anche un po' più di mistero, di stranezze, ok? Che sono, insomma, derivanti dal filone Earthboundiano. Ma magari, non avendolo finito, c'erano e non me ne sono accorto. Però, ecco, da quello che ho visto... Non è proprio l'immaginario che mi si cuce bene addosso. E come no, Xenoblade, bravissimi. Cioè, Xenoblade è strano, ok? Xenoblade da subito ti unisce cose strane, ok? Nier Automata è pieno sia in armi, posti, personaggi, musica. Vabbè, Nier Automata è pazzo. Esatto, Shin Megami Tensei, gang, esatto. Shin Megami Tensei è proprio fucked up, quindi per me... Felpa con Faye Valentine top, dietro c'è Spike. Sto seguendo WandaVision e anche WandaVision per me è una di quelle cose che proprio sono bellissime, no? Super weird anche WandaVision, fra le lingue. Bellissimo. Quando escono i nuovi Shin Megami? Primavera abbiamo il remaster del 3 e in estate, a quanto si è capito, Shin Megami Tensei 5. Sì, e attenzione, Dragon Quest è amore puro, attenzione, ma anch'io mi ci sono divertito un sacco, ma per i cazzi miei. Cioè, non lo vedo come un gioco da portare in diretta per il modo in cui tratto i giochi. WandaVision, WandaVision. WandaVision, ma secondo me WandaVision. Secondo te la grafica è al 100% fondamentale per definire la qualità di un gioco? Assolutamente no, ma lo stile sì. Quindi se per grafica intendiamo il numero di poligoni, la risposta è no. Vi faccio vedere una cosa. Probabilmente la conosceranno in pochi, ma secondo me è un'esperienza illuminata. Non vi voglio dire il titolo, così vediamo se qualcuno di voi lo conosce. Vi faccio vedere una screen all'inizio per farti capire, Giulia, che cosa intendo dire. Ok, qualcuno di voi conosce questo gioco? Aspettate. Guardate, metto un pausa anche. Anche la musica. Ops. Ehi. Oh. Non è Pony Island, no? Vediamo se qualcuno lo conosce. Veramente una perla sconosciuta, eh. Aspettate che alzi il volume. Allora, ho portato gli Otobi. Si chiama No Players Online. È praticamente un gioco ambientato dentro un gioco della PlayStation 1. Sparatutto, nel quale... si vive l'avventura di un giocatore, per l'appunto, che ha, visita un server spento, un server vuoto. La grafica è importante per un gioco? No. Questo gioco è bellissimo. Ragazzi, dura 20 minuti sto gioco, ok? Però è bellissima l'idea di facciamo un gioco ambientato su un server morto. Come se questo server, una volta morto, fosse divenuto stregato, maledetto, e lo facciamo con lo stile della PlayStation 1. Quindi, no, la grafica non è importante per la qualità di un gioco, ma lo stile sì. Questo stile è fantastico, ok? Io posso avere anche un videogioco 2D, ma con uno stile eccellente, posso avere anche un videogioco in pixel art, ma con uno stile bellissimo, posso avere un gioco in 3D che rende male, posso avere un gioco in 2D che rende male perché ha un brutto stile, non è ispirato. Ok? Quindi, insomma, non è fondamentale la grafica per definire la bellezza di un'opera, ma lo stile secondo me è importantissimo. Lo stile è inteso proprio anche poi come realizzazione, è quello che fa la differenza. Omori è bello perché ha una grafica secondo me 2D neanche così brillante, perché
appunto il RPG Maker è un engine un po' meh, ti tira fuori anche il disegno in low frame animation, quasi in stop motion, pastelloso di Omochette, quello è bellissimo. L'unione delle due cose è magica, è perfetta. Ho frequentato un corso universitario sui videogiochi ed è emerso che per moltissimi giocatori al giorno d'oggi la grafica fotorealistica rappresenta degli standard di qualità. Sono felicissima che tu abbia questo pensiero, condivido al 100%. Vabbè, ok, però non è sbagliato, ok, quello che è emerso, ma è un po' come dire il cinepanettone è cinema. Con questo non state attenti, non voglio dire che il cinepanettone è uguale gioco con la grafica al massimo e senza idee, però cerchiamo di fare delle analogie. Il cinema è un gioco horror, comunque, questo, ve lo anticipo. Un gioco molto strano con diverse rute Uncanny Valley. Secondo me ti piace. Azz. Dicevo, lo proverò solo per il nome. Il videogioco è diventato un fenomeno di massa, ok? Quindi, esattamente come nel cinema si distingue tra il cinema fruito da persone colte di cinema, esperte di cinema che guardano, mangiano, digeriscono tante cose, e il cinema mass mediatico che risponde a tutt'altre regole, perché se io mi guardo, non lo so. Incredibile questo gioco. No, scusate, sono stregato dall'idea dietro questo gioco. Questi parti di itch.io. Incredibile. Dicevo, ormai mi sembrano di fare quei video in cui il tizio parla sopra un gameplay, sto facendo la stessa cosa. Dicevo comunque, esiste quindi un cinema per chi fruisce tanto del film, del media film, e quindi abbiamo, che ne so, The Wolf of Wall Street, ok? Un certo tipo di cinema, Scorsese, e abbiamo Massimo Boldi, ok? Massimo Boldi, quando ci fa Natale sul Prepuz, non è che voglia mettersi in competizione con Parasite, ok? Non vuole fare questa cosa qua. Non penso che Boldi finisca un film e dica questo è da Oscar. Quella produzione lì funziona. Quella produzione lì, sono stregato, quella produzione lì funziona. Perché risponde a certi canoni indirizzati a certi tipi di persone. Wow. Devo smetterla. Devo smetterla. Se no non finisco il discorso. Poi dopo ve lo faccio rivedere. Questo potrebbe portarci, Giulia, no? A fare una bella tavola rotonda e dire: è emerso che fare le battute sulle scorregge puzzolenti vende. E non sarebbe sbagliato. È effettivamente spendibile dal punto di vista di mercato un bel filmino dove c'è il tizio che ci prova con la tizia, ma poi la tizia scopre che in realtà tradisce il suo marito col suo cugino che fa un sacco di puzzette. Ah, XD, bello il film, grandissimo cinepanettone. E la graficona, ok, risponde a quel tipo di richiesta. Risponde a: voglio un videogioco che sia appetibile per le masse che non stanno lì a farsi le seghe mentali sull'idea, sul game design, sul concept, su quanto questo gioco sia più o meno simile a un altro. Ma vogliono magari quel fotorealismo che riesce subito a dare un senso di appagamento al fruitore casual, inteso come fruitore che non vive approfonditamente il mondo, il media del videogioco, e quindi vedendo che il personaggio del videogioco è animato. Grandissima cosa fare in questo modo, è animato e si muove in maniera realistica e tende automaticamente a dare fiducia al prodotto e a comprarlo. Ok, guarda il trailer, ah, che grafica incredibile, me lo compro, perché risponde a quell'esigenza di richiesta di fotorealismo che è spiccatamente forte, soprattutto, ma non solo, soprattutto per chi, cioè da parte di chi vive il videogioco in maniera superficiale. Dico soprattutto perché anche a me piace il fotorealismo nei videogiochi, attenzione. Però mentre Omori è appetibile per un videogiocatore come me, una persona casual che guarda un trailer di Omori, secondo me, non si avvicinerà mai a un prodotto di quel tipo. Ok? Io farei un'analogia con l'MCU. La May ha senso, sì, ha
Alcuni film dell'MCU riescono bene, altri con tanta CGI, divertente da vedere, ma comunque preferisci quel film in bianco e nero senza la super grafica. La May, giustissima analogia anche questa. Come l'MCU. Una graficona è un Infinity War bello sgrodolone con i teletrasporti, la guerra, gli effetti speciali, bellissimo, ok? Ma non è cinema d'autore. E qui uguale. E quello che è emerso dal tuo, dai tuoi studi, Giulia, che ovviamente c'è una tendenza a avere graficona uguale qualità, ma nel mondo del videogioco, quello vero, che attenzione, sempre più grande, perché è sempre più diffusa la cultura videoludica grazie a servizi come Twitch e YouTube. Sì, e fenomeni come Undertale appunto lo testimoniano, ma anche come quello che stavamo vedendo adesso, ok? Perché io ora ci ritorno, vi stavamo facendo vedere questa cosa, vi ho visti anche a voi belli stregati, ok? Perché siete stregati? Perché le persone collegate a questa diretta danno un valore a questa sorta di gioco, metagioco, no? E quindi si sta sempre, anche l'economia, spostando verso i progetti particolari. Se è vero come è vero che metà, ok? Pensateci, metà dei videogiochi di lancio di PS5 hanno delle idee bizzarre inserite nello state of play della PS5. C'hai Deathloop, che in realtà tra l'altro non sarà solo su PS5, c'hai Returnal, c'hai quell'altro, com'è che si chiama, Pragmata. Abbiamo avuto una grande invece diffusione delle idee fottute di cervello, che a me piace chiamare così, no? Delle stranezze, delle strambezze narrative, grafiche, estetiche, perché ormai questa cultura si sta diffondendo sempre di più, laddove invece forse tanti anni fa, se in un mondo parallelo in cui viene lanciata la PS3, quella roba lì, evento lì sarebbe stato costellato di FPS belli, grossi, cattivi, lavori su grafica, sound design, motion blur, bla bla bla, ok? E quindi oggi il mercato si sta spostando nuovamente verso l'idea, perché ormai siamo anche tutti quanti videogiocatori un po' scoglionati dall'aver visto e provato, sentito tutto, e quindi vogliamo di più. Tu sei d'accordo con chi ha messo The Last of Us 2 nei flop perché la trama non vale il gameplay? No, bimbi. Ma chiunque, per chi non lo sapesse, lo dico sempre, no, a intervalli, bimbi non è un insulto, è un intercalare toscano, ok? Quindi vi voglio bene. Dicevo, The Last of Us 2 nei flop perché la trama non vale il gameplay? A parte che, vabbè, non mi trovo d'accordo, ma è un'opinione soggettiva. Non può comunque definire flop il titolo in una persona, secondo me, dotata di una capacità di giudizio normale, no? Come fai a inserire The Last of Us 2 tra i flop? È una parola troppo grossa, troppo grande. Però siamo anche nel periodo dove inspiegabilmente nella cerimonia dei Game Awards annunciano 200 titoli zombie. Vero, Fabio, vero. Però i Game Awards li lascerei dove stanno. I Game Awards non mi sono sembrati, Fabio, e ci avete seguiti, insomma, insieme a Todd, a Mottura e a Fra, non penso che i Game Awards fossero un vero e proprio specchio del nostro momento attuale dei videogiochi. I Game Awards sono stati un po' uno spettacolo brutto, senza un po'. Ok, ragazzi, togliamoci di questi pesi alla Rock Lee. Figurati, Giulia. Dicevo, togliamoci di questi pesi dai piedi. Beh, i Game Awards, l'abbiamo già detto più volte, non solo io, Non sono stati un bello spettacolo, e quindi non penso che possano essere rappresentativi del mondo che stiamo vivendo adesso, ecco, meno male. Coop da 4, tra l'altro, era una battuta, sì. Non capisco perché dal nulla siano tornati questi titoli, ma io non lo so, per me è un meme. Investiresti due parole per dirci che ne pensi di Detroit Become Human? Ci hai giocato? Io lo trovo, al netto di qualche difetto, per carità, un fantastico titolo narrativo, pieno di spessore sia a livello videoludico che tematico. Non vedo l'ora di conoscere la prossima opera di Cage. Allora, Merlino, è l'unica opera che non ho giocato direttamente, l'ho vista giocare a Chiara in live, quindi ho seguito tutto, tra l'altro Chiara l'ha platinato, quindi in realtà non solo l'ho visto, ma l'ho visto in tutte le run. Seguito quindi per lavoro, ok? Immaginatevi un po' come Fra, mi rendo conto, no? Che la figata di avere anche Chiara sul canale che gioca è che vivo dei giochi che non ho giocato in prima persona, un po' come Fra vive giochi anche recensiti dai colleghi. Quindi Detroit Become Human è l'unico peraltro titolo che non ho giocato direttamente di Cage, perché sia Heavy Rain che Beyond Two Souls li ho giocati personalmente. Peraltro Beyond Two Souls, prima ancora di fare questo lavoro, Heavy Rain anche,
Beyond Two Souls l'ho giocato con Chiara in coop, quindi uno faceva, com'è che si chiamava? Adam? Adam? L'anima? Mi pare che si chiamasse Adam. Comunque, uno faceva Adam e l'altro faceva lei. Detroit Become Human è molto bello, benché alcune linee narrative mi siano sembrate un po' più deboli di altre, in particolare quella di Kara. E Chiara ha la me ah, Aiden, giusto, bravi Aiden, non Adam, Aiden. Detroit Become Human, Chiara ha lamentato molto la struttura della ramificazione, diciamo, dei percorsi che ti vengono mostrati durante le scelte morali che fai, perché sembravano in qualche modo condizionare la sua visione. Di progresso del gioco, vedendo tutte le volte tutto ciò che si era persa, e su questo sono d'accordo perché hanno mischiato un po' un elemento di game design con un elemento puramente estetico che però confonde il giocatore, soprattutto per chi viene da esperienze come Zero Escape, Vicious Last Reward. Vi invito a giocare tutta la saga, molto bella, anche se il tempo è deludente. E dove la flowchart viene mostrata perché effettivamente c'è una storia nella storia proprio. Che viene letta complessivamente giocandosi tutti quanti i finali. E invece non esisteva una cosa del genere in Detroit Become Human. Però del resto, insomma, secondo me, comunque rimane un bellissimo prodotto. Ecco. Io penso ho trovato la storia di Kara la più emozionante. Forse non quella fatta meglio, ma a livello emotivo l'ho sentito molto. Questione soggettiva, probabilmente. Sai, Merlino, quei giochi lì sono proprio così, eh. Sono proprio iper. A questo punto vediamo come finisce. Dicevo, okay, lo so, però vediamolo. Ci siamo quasi. Abbiamo cliccato il server, distrutto. Rispondo a un'altra domanda. Su questo concordo, onestamente lo trovo troppo superficiale nella scrittura. Vabbè, ci sta. Però, insomma, le opere di Quantic Dream sono veramente tutte quante molto soggettive. Hai mai giocato uno Yo-Kai Watch? Sì, ragazzi. Intanto rimetto la musica per questi ultimi 20 minuti. Ho giocato a uno Yo-Kai Watch, assolutamente. E ho giocato al primo, per la precisione, e l'ho anche recensito in uno dei primissimi video sul nostro canale, che ora vado a ripescare. Yo-Kai Watch YouTube, vediamo un po'. Saidonia, Kudinia ho scritto, non penso lo troverò mai. Saidonia, eccoci qua, mamma mia. 36k visual, non male. E vediamo un po' che recensioni facevo. Per farci due risate, intanto che ve la lascio di sottofondo e vi dico cosa penso, anche per vedere quanto ero grasso, visto che pesavo tra i 10 e i 12 kg più di adesso. Quindi enjoy un ciccio Saidonia con una scelta registica, tra l'altro, di dubbia entità, perché mi si vede anche durante la recensione piccolino. Però, oddio, dai, forse aveva senso, visto che il gioco aveva lo schermo de sotto molto più piccolino dello schermo de sopra. Stai zitto però, Saidonia, facci parlare in santa pace. Yo-Kai Watch 1 non mi ha fatto impazzire, anche se mi hanno detto tutti che tra l'altro mi sono cresciuti anche un po' i baffi, anche se comunque sono molto deficitario nel lato baffi. La barba mi cresce, ma i baffi per un cazzo, ma qui non ne avevo proprio per niente. Quindi Mi sto guardando e sto facendo un'analisi più su di me che sul gioco. Con Marik, esatto. Con Marik Ishtar dietro. Yo-Kai Watch 1 è un gioco molto strano perché a livello di art style è piuttosto simpatico, ok? Ma a livello e anche a livello di storia è divertente, i dialoghi sono un po' più pieni rispetto a Pokémon, l'ambientazione è carina. Ci sono dei momenti anche piuttosto fuori dagli schemi, come la Oni Hour, mi pare, la Midnight Hour, non mi ricordo come si chiama, Midnight Hour è quella di persona, ma insomma c'è un momento in cui un Oni ti attacca e diventa tutto bianco e nero. Però il
sistema di combattimento lo trovo davvero terribile. Lo trovo terribile perché non... poi mi hanno detto che è cambiato, quindi parlo solo dell'uno. Però l'uno è, diciamo, questa sorta di, in realtà, sistema di combattimento quasi mobile game, con una ruota che definisce il target da attaccare, come verrà attaccato dai tuoi tre mostri che in realtà fanno un po' tutto per i cazzi loro, e poi c'è una finisher che puoi fare letteralmente disegnando sullo schermo di sotto. In più il sistema di cattura degli yokai, vediamo se trovo il momento del, appunto, eccolo qua. Il sistema di cattura degli yokai è puramente basato sulla fortuna, cioè tu devi essere fortunato, e se sei abbastanza fortunato lo yokai torna da te e fa: vabbè, ma vorrei essere tuo amico, vorrei entrare nella tua squadra, senza quindi una challenge come magari in Pokémon dell'indebolimento, che prevede l'indebolimento e la cattura. Questo è un boss, per esempio, tu devi scegliere con la stylus quale testa colpire, mentre vedi con la ruota vai a cambiare attaccanti principali e target. Vedete, di sotto stavo facendo spin, quindi giravo lo stylus per caricare la mossa, la finisher del vecchietto. Non so, non mi ha entusiasmato in generale. Vedo che non ha entusiasmato neanche il mondo, se è vero come è vero che Yo-Kai Watch non è mai esploso al di fuori del Giappone, ed è esploso in Giappone secondo me più per un punto di vista meramente legato a la cultura giapponese, che è richiamata dal gioco, piuttosto che un valore incredibile del gioco. Il gioco ha un valore sicuramente anche buono, insomma non è un cattivo gioco, però non penso che sia in grado di scalfire altri grandi concorrenti dell'ambiente Monster Collector, in primis proprio Pokémon, che insomma ha davvero grande difficoltà ad essere rimosso da una situazione di supremazia che lo vede anche approfittarsene, no? di questo monopolio e sedersi sugli allori. Chissà se un giorno la lepre perderà, superata la tartaruga. E qui, insomma, chiudo con questo interrogativo. Scriveva Yato una domanda: che cosa ne penso di Genshin Impact? Una droga nelle prime due settimane, poi droppato come tutti gli altri giochi che richiedono tanto tanto tempo, ok? In qualità generale superiore, probabilmente sì, Capemato, non lo metto in dubbio che sia superiore, però il feeling dell'idea è meno appealing, e quindi di fatto non è riuscito a scalzare il concorrente. Quella è la solita forza di Pokémon, dell'idea che da sola fa il 75% del lavoro del mondo, del world building di Pokémon, che nessun altro Monster Collector al mondo ha e ha mai avuto. Dicevo, per Genshin Impact, come in tutti i giochi, Ecotte sta distruggendo la sessione d'esami. Qui io ho un po' una barriera per questi giochi, che è data dal fatto che io gioco per lavoro, e che quindi alla fine di una giornata io non ho assolutamente voglia di giocare ancora, a meno che non sia proprio un gioco single player che mi sta portando avanti una storia che ho voglia di finire e completare. Quindi, se Death Stranding me lo sono divorato, o Sekiro per esempio, ragazzi, Sekiro l'ho quasi finito e lo sto giocando per i fatti miei, perché so che il percorso che faremo per arrivare a Elden Ring non riuscirà ad avere dentro anche Sekiro, perché mi aspetto che Elden Ring esca quest'anno, e quindi mettete che esca anche a fine anno, riusciremo a fare Dark Souls e Bloodborne con Sabaku, ma Sekiro secondo me no. E tra l'altro Sekiro, lo vedo ora che conosco i Souls-like, non fa parte di quella famiglia lì, quindi me lo sto giocando per i fatti miei e mi sto divertendo come un pazzo e me lo sto divorando. Però ecco, a parte pochi giochi che però sono single player e hanno un inizio e una fine, i giochi come Genshin Impact, che ti richiedono sempre un dispendio di ore su di loro per essere più forte, per livellare, per sbloccare il content, con il lavoro che faccio non sono proprio compatibili con la mia vita. Cioè io, finita la giornata, o mi gioco appunto il mio single player e me lo porto avanti, o mi guardo un film, ok? Stasera, io è venerdì, sabato non lavoro, stasera faccio la live con Sabaku, poi chiudo baracca e burattini e mi faccio i fatti miei. Non andrò a giocare probabilmente né oggi né stasera né domani. Sai, io ho 18 anni e mi cresce la barba ma non i baffi. A te quando sono iniziati a crescere? Mai. Nel senso che, come vedete, nel mezzo neanche mi crescono, ma boh, nel giro di... nell'ultimo anno e mezzo, credo, mi sono cresciuti un po' di più. Ma arrendetevi, ad alcuni non cresce la barba in alcuni punti, ed è già tanto che vi cresca la barba dappertutto, perché c'è gente a cui non cresce neanche la barba.
Se vi andate a vedere, purtroppo anche tanti attori come, che ne so, purtroppo Keanu Reeves hanno la barba a chiazze, o non so, Josh Hartnett, se lo conoscete, ha tipo tre peli qui e due qua, c'è niente da fare. Però io sono dell'idea che portare la barba senza baffi è una roba un po' strana, e quindi cresce quel che cresce, bella lì. hai giocato da The Somnium Files? No, non l'ho giocato. Se è dello stesso autore di Zero Escape, visto il genere, portarlo in live non sarebbe male. Ah, The Somnium Files. Ah, The Somnium Files. Ok, Spike Chunsoft, giusto. Ok. Anche Publisher, se non sbaglio. Oh, 86 tra l'altro. Maremma. Ci guardiamo un trailer. O questo? 27 anni, ragazzi. O questo? O questo? Com'è che me lo so perso? Attenzione. Guardiamocelo insieme. Corpse of a woman was discovered at an abandoned amusement park. Okay. During the investigation, Tu. internet idol Aset Iris Sagan was abducted. Quindi un idol è stata rapita e uccisa. Special agent Date headed to the scene, the warehouse. Date, where did they go? Date senza la However, N. Kota Matsushita was stabbed by the polar bear and severely injured. Backup is en route to this location. Iris had her left eye pulled out. Alzato, alzato. Date, Iva, go to the warehouse again and investigate. The head of Abyss, Boss, ordered further investigation. La KOD è Zero Escape. I am Iva, Date's artificial eye. I am perfect for times like this. I can use special functions to help. E lei è Date's Burroughs di investigation. Shin Megami? The Odoroki man Chocolate left at the crime scene. I finally remembered about the warehouse. Judging by the fingerprints, it was purchased by Mayumi Matsushita. But why? Date visited the hospitalized Ota and interrogated you can her. You still get information inside his head. Sink. Date, as you know, the limit is 6 minutes. Quindi si entra nella mente della gente. You can only stay in Somnium for 6 minutes. Ok. Somnium the sync system allows you to dive into the subject's subconscious mind. Okay. There you can find leads that even the subject themselves Persona may be 5 all over again. Iris is about to be... Stop right there! The heavens call. The earth cries out. The crowds roar. All calling on me to strike back against evil. I will protect Tessa! Is this from the stream we saw earlier? This is Ota's memory of it. Okay. Humans all possess secrets, trauma, and guarded psyches. They are what we call mental locks. E vanno By solving them within the time limit, you can go deeper into the mind, get closer to the truth. Date is linked with me, an advanced artificial intelligence. Lei coi piedi nudi, For ovviamente, me, we can because investigate the Japan. subject Somnium. Because Japan. Are you laughing at me? Ota's Somnium World, a world for Ota created by Ota. Position target in the center and hit the switch. Position target Remember, the center. dream world does not obey the laws of reality. That's right. I can't be scared now. I have to stand up. Ragazzi, è strambo forte sto gioco. Explore the deepest recesses of the subject's subconscious and witness conversations and actions Why not? Me lo segno. may not be aware of. Interessante, me lo strasegno. Date, track down the real culprit by releasing the mental locks. Questa tra l'altro è proprio Virtus Last Reward, anche la composizione con tutti PS4, Steam e Nintendo Switch. Ottimale. Sì, quell'orso l'ho pugnalato, ragazzi. Interessante, interessante. L'ho giocato di recente e mi è piaciuto nonostante le meccaniche strane. Fra please, ok, cos'è? Paradise Killer. Oh, quanta roba mi state facendo vedere oggi.
Va bene, vado, Paradise Killer. Sono pronto. Truth waits for you in the shadows. This island is full of sinners. Paradise has been killed, and I'm looking for the murderer. Do your job. Ok. This island is a thousand little tragedies waiting to be discovered. Ma è la doppiatrice di No More Heroes? I must be the bad guy, right? I've got all the time in the world for you. Anche questo è un strano, ma l'altro mi sembrava, mi ha catturato un po' di più. Ah, sì, anche un po' di JoJo vibes, è vero, tutti quanti in queste pose. Is paradise worth saving? That's for me to decide. Sembra carino. L'altro però mi ha colpito di più, ecco. Mi ha colpito di più. Poi arriveranno No More Heroes, ragazzi, e lì è proprio bella roba. Allora. Vediamo un bok. È partito anche ovviamente il trailer di Silk Song. Prima o poi. La mia ragazza, stiamo studiando biologia animale. Siamo iscritti alla facoltà di biotecnologia. Basandoci molto sui Pokémon, ne stiamo notando un forte realismo e fedeltà alla realtà. Semplicemente stupendo, che figata. Ci sono saghe che non hai mai approcciato, ma ormai è troppo tardi per recuperarle. Non credo, perché una di queste era Dark Souls e guardate cosa faccio adesso, due serie a settimana. Quindi non è mai troppo tardi. Ma sì, ci sono saghe che sicuramente non ho approcciato mai magari nella mia vita, e come tutti, credo. Assolutamente sì, farò recuperare Ermicio Malvagio Bianco e Nero al maestro. Abbiamo già detto che ricambierò il favore e faremo la run di Pokémon Bianco fit Sabaku, quindi sarà lui lì a fare da allievo e io da insegnante e io a insomma istruirlo, quindi sì assolutamente. Non ho visto gli altri finali di Omori, forse li faremo in live. E so però che c'è una route proprio con dei boss alternativi, e quindi figo, perché è un content extra aggiuntivo, insomma, quindi molto 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 figo. E madò che piporetto, no? Sarà bellissimo anche quello, sarà bello l'intercambio anche lì. Uno bianco e l'altro nero, entrambi lo stesso, no? Uno farà bianco, uno farà nero, e verrà vissuto in squad screen probabilmente come i doppi gameplay con Chiara, quindi ogni tanto ci sfidiamo, io e il maestro, facciamo anche i rivali, no? Siamo come rivali, ecco. Facciamolo innamorare di N, ma ci mancherebbe. A causa te del maestro sto acquistando la trilogy su PS4. Non vedo l'ora che arrivi per smadonnarci sopra. Sabaku ogni tanto mi fa questi foreshadowing, mi fa. Adesso poi quando vedrai col 2 ci sarà da parlare, poi il 3, sì, delle cose. Io non so niente, quindi non so cosa aspettarmi. Però so che Michele ha veramente per me un po' di cosine. Quindi prima o poi scoprirò di che cosa sta parlando con il 2 e con l'1. Però dovrà essere lui ad analizzare la loro, assolutamente. Ho notato una somiglianza tra i meteoriti dei Quazza e la descrizione delle megapietre che emanano calore, di cui hai parlato ieri in live. Se vuoi darci un'occhiata, sta lì. Ma è sicuro che sia quello il meteorite, Vexer. Tranquillo, Saito, comunque ci guarderò. Smandonerai molto col primo. Bella lì. Anche Diamante e Perla ci starebbe. Allora, Diamante e Perla aspetto a farlo perché... Allora, sono davvero sincero, per me... Tutto quello che poi arriverà dentro il mondo di Diamante e Perla Remake sarà incredibile farlo in diretta, magari proprio anche con un Sabaku che parteciperà ospite alla 24 ore, ma comunque in diretta io voglio fare tutta la run, ok? Tutta la run andando ad analizzare pezzo per pezzo il gioco, pezzo per pezzo. Tutto il gioco, e quindi sarà super riflessiva quella run lì, perché dovremo leggerci tutta la storia. Ancora 5 minutini, ragazzi, qualche domandina se qualcuno ce l'ha. Abbasso intanto il volume, così sono sereno. Eccoci qua. Anche la serie Project Zero mi piace tanto, ragazzi. Ce ne uscì uno per Wii U, non mi ricordo male. Sì. Sì, Blackwater. Maiden of Blackwater. Sì, ricordavo bene. E conosci Angels of Death? No, non lo conosco.
Mi piace il kebab? Sì. Hai avuto più modo, anche solo interesse, in recuperare Fire Emblem Three Houses? Ce l'ho sulla Switch, l'ho comprato e ci ho giocato un'ora. Però, prima o poi. Omori uscirà mai in italiano? Vi risponderò a questa domanda precisamente con l'intervista di Omocat, ma non è nei piani, purtroppo. Nonostante, insomma, il successo che ha avuto attraverso la nostra live, ci sono altre lingue nelle quali giustamente conviene spendere di più all'inizio a livello di localizzazione. Che ci dici di Attack on Titan? È per ora il mio shonen preferito. Non è secondo a Fullmetal Alchemist solo perché non è ancora finito. Su Mori c'è una modalità per daltonici? Non lo so. Non credo. Non credo. Sai, prediresti... preferiresti che in Shin Megami Tensei 5 finali si ottenessero come nel 3 nel 4? Il 4A, ok, o con l'allineamento. Infatti stavo dicendo, nel 4 con l'allineamento non ho capito. No, con l'allineamento. A me piace di più il sistema dell'allineamento. Out Shonen, direi più Seinen. Entrambe le cose, Shonen e Seinen. Sì, effettivamente forse più Seinen perché è più adulto. Però ha anche... ho anche un po' delle vibes da shonen quando combattono, quindi diciamo che è una cosa che sta... è un shonen per adulti, ok? Adult shonen, inventiamoci questa nuova categoria. Sono arrivato perché Gantz per me è un seinen, capito? Cioè Gantz non è proprio basato sui combattimenti, ci sono dei combattimenti ma non c'è il canone del personaggio che ha un potere, si power uppa, è più una cosa diversa, ok? Il combattimento è più visto come un metodo di sopravvivenza e quindi Gantz per me è seinen. Ci sono anche delle forti scene di violenza, secondo me molto più crude di Attack on Titan, shonen, scene di sesso che in Attack on Titan non ci sono, insomma, morale della favola, per me seinen ha un sapore diverso, però capisco cosa vuoi dire, shonen per adulti. Caverna e Darius si stanno strappando i capelli, Saido. Perché? Non sono convinti che siano shonen? Ma dipende dalla rivista in cui è pubblicato anche Devilman e shonen. Dipende dalla rivista in cui è pubblicato? Sni, nel senso, so cos'è Shonen Jump, anche perché sono stato in Giappone. Però ormai trascende un po' la rivista, il genere. È che il genere prende il nome della rivista perché gli shonen che noi etichettiamo come shonen sono pubblicati là. Però non è che la rivista definisca propriamente il genere, secondo me. Gantz e Seinen, il target è dato in base alla rivista. Non lo so, dipende dalla rivista, non trascende nulla, shonen non è un genere. Ah, ok, allora niente. Lo shonen è un target, ok. Allora, adesso allora mi informo. Mi avete fatto venire la curiosità. Shonen. Vediamo cosa ci dice Wikipedia. Sono una categoria di manga... indirizzati principalmente a un pubblico maschile a partire dall'età scolare fino alla maggiore età. Le maggiori riviste specializzate, ok, sono una categoria di manga indirizzati principalmente a un pubblico maschile. Ok, quindi gli shonen non sono un genere ma un target, allora addirittura non è neanche una rivista. I seinen è adulti, quindi indirizzati agli adulti. Però perché non è un genere allora? Grazie a Real Twix 1 che si abbona per l'undicesimo mese. Cioè mi sfugge questo passaggio, cioè perché più generi possono essere indirizzati ai ragazzi, questo è il punto? La maggior parte degli shonen è un sottogenere di quello d'azione, ecco sì, mi rispondo da solo, è così. La maggior parte degli shonen è di un sottogenere di quello di azione, e allora sì, ha senso, allora ha pienamente senso shonen, nel senso che Attack on Titan è principalmente indirizzato ai ragazzi. Ed è, allora ora mi torna, è pienamente allora uno shonen, non è uno shoujen né un shonen per adulti. Oddio, in realtà più ci penso più non sono d'accordo, poi chiudo. È anche indirizzato ai ragazzi, ma forse non principalmente, non saprei dirvi. Inizialmente mi sembrava principalmente indirizzato ai ragazzi, ad oggi mi sento di dire, grazie a Matt Severin che si abbona per la prima volta, benvenuto, mi sento di dire che l'opera è quasi indirizzata principalmente ad adulti, perché ci sono delle sfumature secondo me poco comprensibili da un ragazzo, che io da ragazzo avrei ritenuto pallose, ok? Sì, anche semplici rom-com possono essere shonen. Sì, ora mi torna pienamente, assolutamente, ha senso, ha super senso. Quindi shonen indirizzato principalmente ai ragazzi, mentre seinen indirizzato principalmente agli adulti. Ok, si evolve molto, anch'io sono d'accordo che da un certo punto in
poi con i temi che tratta diventa molto più adulto. Mi avete aperto un mondo, perché per me fino a 5 minuti fa shonen era un genere, esattamente il genere del combattimento tra personaggi, e non un insieme nel quale entrano più sottocategorie di un target, ma in realtà è letteralmente un contenitore di generi. E infatti sono anche delle etichette che a volte sono un po' strette, ma per convenzione si individua il target in base alla rivista. Certo, Code Geass è bellissimo, ragazzi. Code Geass ha uno dei finali più belli della storia degli anime. Signori, il nostro tempo anche questa settimana finisce, ma ne avremo di più presto. Io vi mando un abbraccione forte. Conosco Lost in vivo, non male. Vi mando un abbraccione forte, vi mando veramente un abbraccione fortissimo. Grazie mille per essere stati con me e anche per avermi istruito in questi ultimi minuti sul concetto di shonen. Quindi adesso mi sento più colto e ho cambiato la mia prospettiva della vita. Sto scherzando, però grazie davvero sinceramente. Ci vediamo stasera ore 21:30 con la run di Sabaku, o sempre stasera 21:30 qui su Evrai, ma non con me. Immagino che come ogni venerdì ci sia qualcosa. Roby, o mi dai una mano tu o ci guardo io, vediamo un attimo. Vediamo cosa trovo. No, venerdì. No, 21. Cyberpunk 2077 con Bifranchi. Quindi potete fare questa cosa. Se volete seguire la Souls Run con me, venite qua alle 9, vi guardate mezz'ora di Bifranchi e poi venite di là. Oppure, se vi interessa Cyberpunk, state qua tutto il tempo. Ragazzi, bacini, un da abbraccini. Ci vediamo settimana prossima qui su VI. Ciao!